Cassandro, Joel, la squadra di Tortisio era venuta a Dranglake per onorare il fuoco che l'ha cresciuta, che l'ha svezzata. Eppure. Oggi quella storia. Cambia. Cassandro e Joel decidono di non sapere come i più sommi dei filosofi. Un antico re cade davanti ai loro piedi. Cassandro e Joel sbattono le spade a vicenda in segno di forza e di superiorità massima, ma anche di estrema ignoranza del mondo che li circonda. Cassandro e Joel non sanno minimamente cosa li aspetta, ma scambiandosi uno sguardo di intesa, comprendono che qualunque cosa ci sia dinanzi a loro, non può essere più forte. Di un'amicizia e di un'esperienza che questa sigla saprà raccontare in tre, due, uno. Buonasera, amici videospettatori, e in particolar modo con la saggezza ineffabile, oserei dire di un vero re. Buonasera, maestro. Buonasera, mi, mi dicono abbiamo... che lei è crashato. Sì, sono anche ripartito. Ah, lei è ripartito, perfetto. Mi è crashata mid-opening e ho dovuto ripartire. No, io, io invece <ride> ero talmente gasato che ho cominciato a cantare sguaiatamente sulle stories di Instagram <ride> la nostra opening. Perché ormai, Fantastico. te l'ho già detto, io sono innamorato di questa opening e dell'esperienza che stiamo vivendo insieme qua su Dark Souls 2. E oh, è veramente preziosa. Sarò... Specialmente perché abbiamo in background... L'uno, cioè stiamo giocando una serie è linearmente e senza pause. Quindi è veramente qualcosa che cresce, si sviluppa, si ramifica proprio. Bene, bene bene. Allora, io intanto sto litigando con le luci del mio studio, scegliendo quali si adattino di più a questa serata. Cre credo questa, ok. Dicevo: uh, premesso che overall, Dark Souls 1, per ora mi è piaciuto di più, anche perché era la mia prima volta. Certo, certo. L'ultima diretta è stata qualcosa di incredibile. L'ultima diretta ha avuto per dei me dettagli... Per me l'ultima diretta è stata la migliore della serie, dell'intera, dell'intera, dell'intero progetto, cioè c'era tutto, gameplay, tutto, uh -huh. gameplay. Perché abbiamo fatto grandi cose a livello di gameplay. C'è stato quel boss, il demone della fornace fatto proprio in first try, ma con il cuore in gola, con 50k anime ai piedi. Una roba, una roba incredibile. Quindi dal punto di vista del gameplay c'è stato l'hardcore gaming. C'è stato uh, il brivido del gioco complesso, ma anche semplice se solo capisci dove vuole andare. Ok? Quindi, bellissimo. Sì. C'è stata la speculazione. Perché eh, abbiamo, stata, abbiamo veramente stata. parlato di tutto. E tra l'altro, persino stata... di world building, level design, assolutamente. Tu mi hai spiegato la storia dell'ascensore. Mi hai tra l'altro mostrato senza potermi mostrare veramente il tuo lavoro e quello che hai fatto sui Souls anni fa. Quindi è stato bellissimo perché ho più o meno assaggiato quello che tu hai rappresentato <ride> per la community. No, eh, e quindi è stato fighissimo. Bello. E poi c'è stato il finale che è stata è, è stato un, un, un orge il, il finale de, dell'ultima puntata, perché non riuscivo a capire dove esattamente fosse ubicato il mio godo. Da una parte abbiamo avuto un boss <ride> uh, super sì. figo perché climax del re di ferro della storia del re di ferro solitamente in Dark Souls 2 siamo stati abituati a non vedere grandi personaggi, ciò che abbiamo sfidato erano spesso resti di regni caduti, magari servi di pazzi che certo, erano stati certo. eh, raccontati attraverso oggetti o libri. Qui abbiamo trovato il re, cazzo, non il tizio creato dal re il demone, creato dal re la guardia che lo proteggeva. No, 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 no il re. Finalmente abbiamo trovato un tizio tosto e eh, fortemente cucito dentro la storia di quel che era Drangleic prima di Drangleic sì. e, e poi c'è stato lo sviluppo di Joele e Cassandro il grande discorso che abbiamo affrontato la opening, un momento di intrattenimento e di roleplay dove non sapevo dove finisse l'intrattenimento e iniziasse il roleplay forse era roleplay esatto. di intrattenimento ti potrei quasi è stato dire. assolutamente vivo lì in quel momento improvvisato nel senso che anche il dialogo avuto tra Cassandro e Joel ha un per te ancora. non intuibile, credimi. non ai livelli in cui lo sarà, mm. eh, ai quali sarà, ma ha un potenziale ancora inespresso. Sentendi sì, dire che c'è un che significato si ulteriore che, che carpiremo di quel discorso in futuro? Terribilmente. Ok. Sì, okay. Te. Eh, sì, eh, sì, eh, sì. Eh, lo scambio Cassandro-Joel. Creerà veramente non tanto onde in uno stagno, ma uno tsunami. Sì, sì, vedrai. Allora, Sarà fantastico. Allora, ragazzi, mm. noi intanto vi ringraziamo per le tante iscrizioni Grazie. che arrivano e per gli eventuali regali. Stavolta, lo dico più di altre volte, Grazie per il sostegno che ci date, sia attraverso le sub che i regali, soprattutto, quindi quando spende di più, insomma, un utente per quello che poi alla fine avrebbe comunque gratuitamente, a noi fa particolarmente piacere e a me fa particolarmente piacere dopo una live come quella che abbiamo vissuto, perché avverto quanto voi abbiate creduto in tutto questo affinché anche io mi emozionassi così tanto e anche Michele probabilmente si emozionasse così tanto che... quella sera, quindi sappiate che attraverso il vostro supporto economico non solo state rendendo questa serie più grande eh, e visibile magari a più persone perché l'abbiamo portata avanti per tantissimo e continueremo a farlo, ma avete reso felice anche me e noi perché Aggiungiamo, io sono troppo felice cose. di quello che abbiamo fatto e di quello che stiamo facendo aggiungo, e di quello che faremo. Sì, esatto, aggiungo due cose a questa tua affermazione. La prima, molto pragmatica, ragazze. Sappiate che ciò che sta anche sottintendendo Francesco Saidonia è che a livello molto concreto noi investiremo e stiamo investendo nella serie. Eh? Abbiamo avuto un'idea di cui non vi parleremo ancora per quanto riguarda Dark Souls 3 perché è giusto darle il tempo di svilupparsi e far sì che chi. Collaborerà ad essa, possa mettersi a lavoro. Vedrete. Tempo. Poi, tempo. Vogliamo creare Tanta una po'. cosa pazza, sì. Vogliamo creare una cosa credo, pazza. Credo che... sarebbe un unicum nel mondo. Fatta come Al... la vogliamo fare. Nel... Bravo, esatto. Nel modo in cui vogliamo farla noi, eh, sì. Decisamente lo sarà. Fuori mm. da ogni dubbio. E ti dirò, ma considera che pazzescamente, pazzamente, non lo dico per. Um, Ego drop cose del genere, persino la chat o le chat se qualcuno te, ha visto il lavoro. Credimi, per curiosità, non aspettativa del oh mio dio, Mike, ma tu sei quindi no cioè senza esagerare, ma alcune cose delle mie anime oscure, specialmente dopo la prima, sono anche se abbastanza unicum nel mondo. E ora ne riparleremo. Lo avevo Però... supposto per quello che mi hai raccontato dietro le quinte, riguardo come produci i video, <ride> fantastico, eh beh, oh la seconda la seconda cosa è che ragazzi al di là di quello che è appunto il supporto dindinoso avervi qui è sintomo di una tale forma di coinvolgimento da parte nostra sapervi qui vedervi in chat immaginare questa sorta di gigantesco fallò che noi uh, siediamo al centro di ma voi intorno a è Bellissimo, cioè, l'emozione anche non soltanto di essere insieme a vivere l'esperienza blind side e tutto ciò che ci gira intorno, ma anche sapervi qua ed è qualcosa è che vero. si percepisce, si vede e funziona. Da morire in quello che è una dinamo sempre più forte. Grazie. Io ormai ho smesso di saper parlare italiano stasera, però non importa. È arrivato il messaggio. Non importa, e io ho capito e credo che tutti abbiano capito che e... davvero in realtà. C'è poco da spiegare. Eh, secondo me, la più grande spiegazione di quello che stiamo dicendo è andarsi a rivedere gli ultimi dieci minuti. Credo abbiano segnato di nuovo perché qui in casa, ragazzi, ho oh, Fossetti, Chiara e a altra ah. gente e stanno esplodendo quindi penso stiano 3 a 0 eh, con l'Italia o, o 2 a 0 leggo dalla chat ma insomma ma stanno, stanno esplodendo in maniera positiva spero sì 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 sì, sì ma penso, penso 2 a 0 okay, okay, perfetto. stanno, stanno morendo dicevo comunque eh, sì, tra l'altro siamo comunque già tantissimi io ne vedo già collegati più di un migliaio in introduzione sì, dopo 13 sì, anche minuti qui. durante la partita siamo quindi... durante follia. la partita 2000 in totale follia comunque dicevo um... Il discorso che eh, facevo è guardatevi gli ultimi dieci minuti di live se volete capire che cosa stiamo intendendo. Io ho eh, vissuto in quel momento un brivido, una passione eh, che non dico non vivevo da tanto tempo perché il mio lavoro mi piace, però con quell'intensità era tanto effettivamente che non eh, pensavo, beh sì, cazzo che incredibile cosa che sto creando, la sto creando talmente bene che piace a me. E sì. credetemi, sì, esatto, sì. non è una cosa... Non significa che... Tutto il resto delle nostre produzioni non ci piacciono, ma no, ce anzi, ne sono alcune che però... ci danno più brividi di altri. E l'ultima sì. live per me è un apice, è un apice di qualcosa che abbiamo costruito tutti insieme, non solo io e Michele, ma anche voi con il vostro supporto, la vostra costanza e appunto il vostro essere qui anche in una serata come questa. Detto ciò, Fantastico. amico mio, è necessario un po' di teorie. Esatto. Adesso contestualizzo un secondo le ultime cose che sono successe a livello di on in game, allora. quindi allora, di Dark allora, allora. Souls 2, e parlamene pure monologamente, però poi se hai voglia di interagire, domandami pure quello che vuoi. Cominciamo eh. a muoverci in un terreno che è il nucleo di Dark Souls 2. Anche se, cosa che ti ho anche accennato in privato, ma che va detta pubblicamente, però, dopo 40 ore di gioco, ancora quel thumbnail non ha nessuna base. No, non ha nessuna spiegazione <ride> se non la statua dello Scholar trovata in realtà 30 live fa. Cioè, quindi, esatto. 30 ore fa, eh, non ho idea ancora di dove vada a parare, né tantomeno cosa centri quello che secondo me è Gwyn, ma che a questo punto potrebbe anche non esserlo e potrebbe essere, eh, a sinistra della thumbnail, il re sommerso sott'acqua eh, cioè, sott con i serpenti che abbiamo visto nella statua, quindi boh. Comunque... Sietto. Dai. allora intanto ragazzi rispondo alla chat sto benissimo dopo il vaccino non, non sto male non sto di lusso uh, dicevo dobbiamo riassumere un po' tutto sì. ciò che è stato ok? Uh, l'episodio scorso dal punto di vista proprio uh, della lore entriamo, entriamo nella fortezza di ferro si chiamava? forte ferro sì. ecco forte ferro Iron Keep se da vuoi subito, in Iron Keep. E da subito subodoriamo un'influenza lordraniana. Più precisamente di Anorlondo. Abbiamo all'entrata questi arcieri. Che eh, sì. questi cavalieri che assomigliano ai cavalieri neri di Guin. Gli arcieri utilizzano quasi le stesse armi nella forma e nella sostanza degli arcieri di Anorlondo, quindi degli ammazza draghi. E come se non bastasse al centro del Forte ferreo motivo probabile anche della caduta dello stesso forte abbiamo una fornace enorme detta il forte si dice sia caduto per il peso dell'acciaio ma secondo me fuori di metafora probabilmente anche per l'andamento fuori controllo di questa fornace che appunto deve aver forse uh, inondato di lava il, uh, il forte stesso uh, comunque diciamo che Prego? tu hai fammi, fammi, fammi controllare una cosa un secondo per vedere se esattamente in quella descrizione tu hai letto anime già nello scorso episodio non ti sei mm. perso nulla vero? E, un po'. ho letto l'anima uh, del re no. e eh, infatti stavo, per fortuna ricordavo bene ok sono ancora il good old Mike hai sì. letto l'anima del demone anche no, mi riferisco a quello forse no perché quella del, forse del no. demone della forge non me lo ricordo sinceramente secondo Se... me no perché, perché tu mi hai fermato a un certo un punto taglio eh, magari ci siamo distratti. Poi la prima cosa che facciamo appena arrivi in game sarà. leggere quell'anima, ok? Ok. Prosegui pure. All dicono che l'ho letta, allora forse. demone della Fo allora no, Demo Forgia. No, non Demone della Forgia, pa credo parli dell'antico re. Io sto parlando del Demone della Forgia invece. Ah no, il Demone della Forgia mi sembra di averlo letto. Il Demone della Forgia l'ha allora... letto e ci ha detto che praticamente lo stesso re stava creando queste cose. C'è un dettaglio in più male. che viene, ma visto che non è così importante, okay. non voglio dirti quello. Te lo rileggi e fai, ah giusto, figo, ah forse mi era sfuggito. Cioè, è un dettaglio, ok? Non, proprio, non è di flavor e basta, è un plot point, però non è importante. Aspetta, prima di continuare a speculare, oh. devo dirtelo altrimenti. Ah, Vai tranquillo. Allora, dopo magari la rileggiamo perché abbiamo letto davvero tanto. Però comunque, sì. al di là delle, della singola lettura, il punto è... Abbiamo scoperto che questo re, per via della sua superbia, ok? Esatto. Sì. Per via della sua superbia, quindi del fatto che fosse estremamente pieno di sé, egli ha probabilmente cercato di emulare... Ah, forse il demone della forgia parlava del, di una terra lontana dimenticata, forse quello è il dettaglio che intendevi, la conferma no. che vi fosse effettivamente una terra lontana, no? Ok. No, no, e, no. Comunque, il demone della forgia è uno degli esperimenti, probabilmente, del re eh, di ferro uh -huh. e... A mio avviso è un ciancicare con il fuoco che comunque era un elemento primario della Lord fu Benché forse sarebbe più strettamente collegabile ad Isalith rispetto uh -huh. ad Anor Londo. Ciononostante, i cavalieri sono proprio quelli di Anor Londo, il moveset anche, le armi usate anche, addirittura tu mi hai suggerito il sound font della loro morte. Quindi sfondando la, quarta parete, la quarta parete è lo stesso produttore, la stessa produzione a voler effettivamente inserire dentro il mondo di Dark Souls 2 delle reference all'uno in maniera netta sì, e, esatto. e proprio a livello di lore perché insomma che dirsi voglia ancora ti manca probabilmente a quanto ricordo comunque l'anima di quello sprite finale hai provato a immaginare cosa fosse ma non l'hai letta quindi presumendo la sensazione che potesse in qualche modo possa essere reminiscenza di quella di Lord Gwyn, il Lord dei Tizzoni. Diciamo che per quanto uno possa, per eco della community, per discussione cinica di alcuni diciamo del fandom e così via, pensare che Dark Souls 2 abbia delle superficialità, delle inesattezze che sia interpretato molto diversamente da quanto Miyazaki riteneva essere la core, diciamo, della base della struttura del mondo e che non abbia avuto il supporto da parte sua per avere una sorta di continuity eccetera non metti così tante reference per casuale errore di distrazione bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare e soprattutto dare inizialmente così come abbiamo cominciato la tua stessa run e come stai andando dritto per la tua strada massima sicurezza ciò che ha fatto Dark Souls 2 poi semmai se, se c'è qualche inciampo se ne parla in casi estremi Comunque, come forte ferro e così via prima, Ma, prima di chiudere avevo letto sì, anche quell'anima eh Ah, ok, allora è fatta, perfetto gì, Ah, gì, sì, gì. ok. Quindi il termine, il famoso termine ineffabile: ineffabile lo conosco già, ci siamo fermati, tu non <ride> mi hai permesso di speculare. Mi hai detto, leggi la coloca. Ok, e oh, ci perfetto, salutiamo, perfetto. E quindi la meraviglia è che quando noti come inizialmente le creature, appunto, i cavalieri di Alon abbiano quel suono di morte, e poi vai a notare proprio simbologie e anche oggetti come. Una sorta di reliquia di reliquium, come sono gli scrigni con dentro le armi dei cavalieri neri. Okay. Allora, aspetta un secondo. Qui c'è qualcuno che. Che sta emulando? Era piuttosto leg... esatto, esatto. Allora, per me emulazione. Da quello che sì. abbiamo visto in questo gioco, non c'è un vero collegamento del tipo gli dei sono sopravvissuti. E poi parliamo dell'anima nel concreto, ok? Perché sull'anima, ragazzi. Tranquilli che se volete vedere la partita non c'è problema, a mio avviso finirà la partita e noi stiamo ancora qua. Comunque... As eh, <ride> no, forse no, però comunque ci andiamo vicini. Um, il punto è che mh, questo mondo sempre di più non mi suggerisce eredità di Lordran, ma uh -huh. copia e incolla. Inteso come anche forzato dalla parte di Lordran e per questo poi dovremo commentare l'anima. La, L'ultima anima droppata, ok? Perché era qualcosa sì. che non avevo preso in considerazione, ma che sembrerebbe essere possibile, ovvero una vera e propria possessione. Ma ci arriviamo. E ci, arrivamo, ci arriveremo speculando dentro il gioco, quindi avendo l'anima davanti. Non voglio farlo fuori nella title screen, ok? Quindi Va bene. Um, il re dunque procede su questo percorso di ottenimento di questa grandezza antica legata a un antico signore. Ma qualcosa va storto. Il re diviene mm -hmm. esso stesso un demone. Non sappiamo se da intendere propriamente alla Aizalit o meno. Ma si trasforma, ok? Subisce una metamorfosi e ottiene sembianze mostruose. Diviene capace di vivere nella lava. Non è più umano. E noi siamo sicuri che a Drangleik ci sono stati re umani. Quindi. Sì, anche prima di Dranglake. Anche prima che si chiamasse Drangleik. Quindi a mio avviso il re di ferro era un uomo, non era un demone, è diventato quel coso, ma non lo era secondo me. Quindi questo antico re diviene tale e la sua storia finisce perché il, il regno cade assieme alla sua immagine, se vogliamo, e la sua forza viene reinterpretata come superbia forse raccontata ai posteri come tale, perché questo Icaro ha volato troppo vicino al sole, al fuoco mm -hmm. e si è scottato. Sì. No? Eh, sembra essere questa storia, solo che proprio per un motivo estremamente egoista come la superbia. Ecco. Quindi, fino a qui, io ti avrei detto, beh, è l'ennesima storia di miseria del mosaico di schifezze. Che Dark Souls 2, in senso proprio stretto del termine, quindi di cose tristi e eh, putride, che sì. ci ha mostrato dall'inizio di queste 40. Anni. Esatto, ci sono state tantissime storie che si sono comportate in questo modo. Addirittura. Io ho, eh, ti avevo detto già davanti al Nito 2.0, ok, della gola. Putrido, sì. eh, davanti al putrido, esattamente, ti avevo detto: guarda, lui non è che è propriamente nito, lui è un'eredità spirituale. Quasi come se queste icone, bene o male, ci debbano sempre essere, ci deve essere sempre un putrido che unisce corpi morti e che vive nei uh -huh. sotterranei, ok? Quasi come sì. se il destino di Dark Souls fosse scritto in maniera del tutto davvero filosofica, mi spiego, ok? Quindi non uh, della serie c'è un, un dio che vuole che una figura simile a Nito esista, ma più un... Il mondo si evolve, ma non riesce a affrancarsi per un'energia misteriosa e quasi istintiva da certi processi, ok? Oggi sì. non sembrerebbe essere più così, perché effettivamente Dark Souls 2 non no. soltanto vuole richiamare quanto degrado ci sia nel mondo degli uomini in questo momento e come la non morte sia stata ancor peggio affrontata rispetto al passato, quindi senza neanche quel barlume di luce o di leggenda con, diciamo, esito positivo che poteva essere quella del vincolo del fuoco, bensì solo tortura, violenza e sottomissione. Non solo fa tutto questo, suggerisce anche che se questa influenza è reale, è molto spirituale e macroscopica, allora, perché hey, abbiamo bye bye, bye bye. Il, il putrido che richiama tantissimo Nito. quello che è, non soltanto appunto Nito, ma una versione più misera di quello che era il suo dominio della morte. Lì avevamo appunto soltanto malattia, non morti ormai vuoti e non la tomba dei giganti, ma lo scolo. Corretto. Mentre Forte Ferreo e il vecchio Re di Ferro. Non sembra proprio un lord della luce Bensì un vanaglorioso, Pazzo torturatore Che coinvolto dalla sua bramosia di potere È sprofondato Non nel sole Luminoso e è, insomma, è caldo Bensì nella lava nella Nel lava. metallo fuso Hai ragione. Quindi cioè, è tutto profondamente Distruttivo e Molto molto inferiore e corrotto Rispetto a quanto visto Quasi in Dark Souls Quasi come Persino... se uh -huh. ci volesse dimostrare che il vincolo continuo si stia impoverendo. E stia eh. impoverendo il potere di questo mondo. Come abbiamo sempre ipotizzato. Perché sarei arrivato anche qui, eh? Bene. bene ma l'hai detto bene, tu. Bene, bene, bene. Cioè, l'hai anticipato tu: hai dato questo sassolino, io te lo prendo e te lo getto nel mare con tutto lo scoglio. Cioè, questa roba qui, cioè il fatto che il mondo, come dici tu, mostri queste icone, ma estremamente deturpate. Se stessimo semplicemente chiacchierando tra amici al bar, ti direi che vediamo un nido dell'Eurospin. Ok? No? Eh beh, è vero, è vero. È, è una piccola versione molto più eh, povera. Ok? Sì. e Allora, detto questo, vado oltre. Ok? Mm -hmm. Credimi che Vai alla fine oltre. ti dropperò una cosa che a mio avviso è sbagliata. Ma voglio crederci, oh. ok? Quindi sparerò una ipotesi pazza. Credetemi, è pazza in culo, è stupida. Ma non limitarti mai. Non, non limitarti, sarà così, non questo. sarà così. Ma io finita quella live, ho letto quell'anima e ho chiuso oh, la live avendo no. un brivido nel cervello e ho pensato: non è così, ma se è così, porca di quella puttana. Ok? Qui ci arriviamo. Va bene. Per arrivarci, dovrò Traghettarvi oltre la title screen. Quindi preparatevi perché oggi si teorizza mezzi di qua e mezzi di là. Per ora abbiamo semplicemente riassunto la storia del Re di Ferro e scoperto che questa Drangleik, che in realtà non è Drangleik, ma anche tutto il regno, anzi i regni che la precedono. Seguono, ok, le impronte di Lord sì. ma ne perdono sempre più le tracce, sono sempre più sbiadite. Non sono solo i nomi a perdersi, ma anche le figure, le icone e la loro forza. Quasi come se ad ogni vincolo fosse l'intero mondo a impoverirsi e allontanarsi da quella luce che Gwendolyn tanto cercava di preservare, pur se dentro un'illusione. Quindi. Ehm, sto per dire la bestemmia, ok? Dark Souls Vai, 2, libero. a molti, evidentemente, sembra meno brillante anche a livello proprio di storia e di significato di Dark Souls 1. Quasi vi comincerei a dire "That's the point". Non c'è più quella gloria. Perché è tutta una brutta copia di quello che c'era. Ma in qualche <ride> modo sembra vero, cioè sembra che veramente io debba vivere questo e assimilare e metabolizzare questo concetto. Capito? Quindi eh, mi, da, mi ha dato il brivido opposto rispetto alla paura che ti esternavo qualche puntata fa del, del fanservice. Capito? Vedere Ornstein. Quindi, aspetti, fammi... Prego. Ti faccio una domanda: Ti faccio. Uh, continua, perché mi interessa quello che vedi da dire su Ornstein. Eh, Ornstein mi fece paura e mi fece pensare: ok, il boss di Dark Souls 1 che doveva tornare nel 2, perché così sono contenti i fan di Dark Souls 1. E, ma adesso no, adesso Ornstein, secondo le ultime scoperte, potrebbe tornare a essere semplicemente un accanimento terapeutico contro e su Lordran più che contro Lordran. Questo mondo si sta accanendo cercando di tornare ai suoi fasti originari, ma non può. E non è che non può perché non è in grado, non può perché il mondo stesso... A impoverirsi oggi i falò che ieri accendevamo con semplicità si chiamano primordiali e mm. sono difficili da ottenere, sta finendo tutto più di prima, in un certo senso siamo davanti a quello che Firenzo cercava di evitare, ovvero il lento ripetersi di medesimi schemi che sono sempre. Era più esattamente terribili. ciò che avevi detto all'epoca di Dark Souls 1 esatto. esatto. Era proprio quello il ragionamento. Al che a questo punto ti faccio una domanda, proprio da, da Virgilio: voglio sapere cosa ne pensi in questo momento della storia. Sono a Godopoli, amico mio. Allora, se questa è la sensazione che ti sta dando Dark Souls 2, ti aspetti dunque. Allora ci sono due opzioni che ti do, giustamente, voglio sapere come le interpreti. Ti aspetti quando arriverai al cospetto di Vendrick, immaginiamolo quindi come il Gwyn di questa storia, ok? Mm -hmm. Quello che oltre la nebbia sancirà la tua possibilità la di raccoglierne l'anima, esatto, la, e eh, prendere una decisione. Ti aspetti dunque uno scontro che ti faccia sembrare la boss fight di Gwyn una versione superiore di quest'ultima, che quindi ne risulta una brutta copia, come se questo Vendrick sia. L'ombra di ciò che avrebbe dovuto essere, o ti aspetti invece una sorta di boss fight finale con un Vendrick che è scappato ma è incazzatissimo, incazzosissimo. E a differenza di tutti i lord passati, ha preso magari un mantello diverso e quindi è tutt'altro che tra virgolette, mediocre. Cosa ti aspetti? Quale è... pensi che sia il tra virgolette boss finale il cosa, cioè il come? Non mi aspetto che Gwyn sia una versione impoverita Nonostante quello che ho detto Ma c'è un motivo uh -huh. E arriverà anche dopo la title screen Ma intanto oh. ti do la risposta Senza okay. davvero Cioè senza specificare il perché Mi aspetto che Vendrick Sia una lotta speculare oh. A quella di Gwyn Ovvero Aspetta ti dico Ovvero uh -huh. Mentre Gwyn È stato molto epico come boss, per tutto quello che avevamo letto su di lui, ma eh. a conti fatti, è stato un fantoccio che ormai si muoveva per inerzia, perché questo era Gwyn. Non era sì. niente di quello che abbiamo letto. Gwyn lo abbiamo vissuto negli anelli, nei talismani, nelle statue, non nella sua lotta. Nella sua lotta abbiamo visto un fantasma, un eco, e basta. Ed era quella la forza, ovviamente, della boss fight finale. Farti vedere il brivido del... Hai capito che anche l'icona più grande è andata? Questo è Dark Souls 1. Esatto. Cioè il brivido esatto. di entrare in quella porta e non trovare Gwyn e la sua cinematica nella quale ti dice, stronzo, che fai? Adesso vinco... No, non parla. Non parla perché è finito lui. Ed è questa la forza di Dark Souls 1. In Dark Souls 2 non mi aspetto ciò. In Dark Souls 2 mi aspetto un Vendrick estremamente cosciente. E quindi... È proprio quello che volevo sentirti dire, nel senso ero curioso di capire come avresti interpretato, quindi... E quindi avverto che Vendrick avrà qualcosa da dirci, non sarà un uomo muto e vuoto. Ok. Che è stato Quinn, sì. Come? Che è stato Quinn. Che è stato Quinn. Non un uomo, ma sì, esatto, vuoto indubbiamente. E... Detto questo, apriamo. Vai. Perché devo continuarlo. Questo discorso. Ragazzi, posso dire che sapere che in due live siete 3000 durante la partita dell'Italia è poggers a livelli inverosimili. Vabbè. Bellissimo. Davvero. Boh. Sinceramente, non ci speravamo. Tra l'altro, non solo continuiamo a dire ormai per noi è una scontatezza dell'esperienza, ma nel menu principale a parlare, cioè. Comunque sì, Tra l'altro, vabbè. Tra l'altro, allora lo schermo di Michele perché non c'è? L'hai tolto tu? Uh, io, no, non l'ho tolto. Ma non preoccuparti, per ora. Vabbè, l'ho rimesso, possiamo... rimesso. Ok, amici, amici. Guardate, intanto, siccome di là ci sono anche altri amici per accompagnare questa serata che per me è davvero magica, uh -huh. e lo sarà fin dall'inizio, capirete presto perché. Chiedo oh. addirittura l'assistenza di una biretta. Ah sì! Perché, perché questo è il pub del fuoco, è il pub del falò, capisci? Allora, sì. apriamo. E meno. C'è qualcosa Va da beh. dire. Anima dell'ineffabile. Cosa significa sì. ineffabile? Significa tante cose, a dire il vero. Ma guardate, prendo il dizionario alla mano, perché ci sono alcuni mm -hmm. significati diversi fra loro. Ineffabile tendenzialmente... Eh, Capito? Eh, ma hai fatto i miei compiti a casa, maestro. <ride> <ride> oh, non potevo speculare in live, ma col cazzo che non ho speculato per i cazzi miei. Allora, allora. ineffabile vuol dire tendenzialmente due cose. Bisogna capire quale delle due sia. E tra l'altro ti chiederei, ma dopo questo discorso che farò, la, eh, il termine inglese. Ok? Sì. Che immagino sia stata tra le prime ricerche che hai fatto leggendo ah, questa roba. Okay. Subito vado a vedere che cosa c'è scritto in inglese. Ineffabile significa che è indicibile, quindi uh -huh. che non è possibile da esprimere a parole, da descrivere, da spiegare. S significato totalmente coerente con ciò che abbiamo trovato. Ma anche impareggiabile. E anche questo è un significato totalmente coerente con quello che abbiamo davanti. Quindi, attualmente io non so quale dei due significati sia da attribuire all'ineffabile re che abbiamo droppato. O meglio, l'anima dell'antico re che abbiamo droppato. Però è ineffabile. Ora. Che non si può esprimere a parole. Avrebbe un suo senso. Per una questione di mancanza di linea storica. Gwyn non si sa neanche più chi è, o comunque, se non fosse Gwyn, i personaggi di Lordran manco più si ricordano. Come sono fatti, chi sono, bla bla bla. E quindi potrebbero essere ineffabili perché non si può ben descrivere chi siano, cosa sono. Però. è un, solo un significato. L'altro potrebbe essere incomparabile. E devo dire. Io la ringrazio. Signorino Bruce. Guardi, guardi. Mi, 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 qui c'è anche un doppiatore, maestro, qui accanto a me. Eh, mi, ah, può sì? dire, mi può dire per favore, con la voce di Spider-Man, anima dell'ineffabile? <ride> anima dell'ineffabile. Grazie. Pre eh, ciao. Eh, grazie mille. Ci siamo, ragazzi. Non ci facciamo mancare nulla. Quindi, ehm, anima dell'ineffabile. Mi solletica un po' il prepuzio e il palle. Pensare uh -huh. che ineffabile sia incomparabile. Perché abbiamo appena fatto questo discorso. Non si può raggiungere quest'anima. È legata alla forza del primo fuoco, comunque della sua prima riaccensione. E quindi è ineffabile. Non la puoi raggiungere. Okay. Non puoi superarla. Non puoi eguagliarla. È lì. E puoi semplicemente accettarne la forza. Perché Beh. è ineguagliabile. Mi dica adesso il nome in inglese. Ineffable. Ineffable. Eh, però chissà. Quindi è proprio... In, in word reference, ineffable. Vediamo un po' che cosa ci dice. Credo la stessa Ed. cosa, quindi c'è sempre la stessa dicotomia. Però controlliamo. Controlla, vediamo. La controlla. Impossibile da descrivere. Cazzo, qui c'è anche un altro, un altro significato. Porca miseria, però. Porca puttana. Non l'avevo considerato questo. Fuck. Perché hanno scelto quale? ineffabile pezzi di merda? Eh ma perché lo sapevano benissimo Che creava appunto una mancanza di descrizione Ai ai ai, ai, ai perché qui ai, ai ai perché qui questo terzo significato forse se possibile Mi solletica addirittura al perineo Indicibile Innominabile Esatto Porca puttana E potrebbe essere anche questa Potrebbe essere anche innominabile nel senso che nominare queste anime era proibito. E noi sappiamo che questo mondo... So, maestro, a cosa sta pensando, ma io sono il suo degno allievo. Noi sappiamo che questo mondo vietava i nomi. Noi sappiamo che questo mondo vietava i nomi. Eh, 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 eh. Io l'ho studiata, la storia. Guardate cosa ci dice. Guardate. L'eretico Navlan venne giustiziato insieme al suo villaggio. Il solo menzionare il suo nome costituisce un crimine. Potrebbe essere anche uh -huh. innominabile. Porca puttana! Capisco, Capisco. dove vuoi andare a parare. Potrebbero aver... Ah! Che poi sono significati in realtà antitetici. Perché se fosse ineffabile come impareggiabile... Allora in realtà... Il narratore onnisciente mi starebbe descrivendo un essere incredibile, impareggiabile perché i tempi moderni non lo permettono. B. Okay. Ineffabile in quanto indescrivibile perché non è possibile comprenderlo. Non è possibile comprendere la grandezza di questa forza, di quest'anima in questo mondo. C. Ineffabile perché non lo si può nominare. No, no, è, mm -hmm. è reato, è crimine nominarlo. Ho capito cosa intende. Certo. Apriamola un attimo, però. L'anima certo. dell'ineffabile, quindi dell'innominabile, dell'irraggiungibile, dell'impareggiabile. Quest'anima, un tempo magnifica, un tempo, continua a esercitare una certa influenza sul regno. Anche dopo che il passare dei secoli l'ha ridotta a questi resti. Quasi ti direi che da questa descrizione, se dovessi chiudere gli occhi e sceglierne una, non so se tu all'epoca avevi già scelto una possibile interpretazione leggendo quest'anima, ma io ti dico che a occhi uh -huh. chiusi, Navlan accanto e vedendo dopo che il passare dei secoli l'ha ridotta a questi resti, ti direi tre. L'anima non è menzionabile, per qualche motivo queste divinità nelle riproduzioni dei miracoli sono state censurate, forse perché avevano la capacità di tentare e possedere il prossimo. Nonostante, nonostante è stata dimenticata e impoverita della sua forza, l'anima dell'ineffabile continua a essere qui. Continua a esercitare la sua forza. Continua a esercitare una certa influenza sul regno. È la chiave della mia interpretazione. Continua. Sembra sottintendere, nonostante non dovrebbe farlo. Chiunque nel regno non voleva che esercitasse una certa influenza, eppure non the less. Lo fa tu? Avevi okay, scelto già una strada. Bello, era la terza, sì. Ok, anche per te. Quindi anche per te era sì. l'innominabile: un po' alla Voldemort. Esatto. Ok, esatto. Ora arriviamo alla parte finale, ragazzi. Sono 42 minuti, non ci siamo mossi, ma credetemi. Vi porterò a Godopoli, anche solo mentalmente. Sperando che questa supposizione, che sicuramente sarà falsa, faccia un po' godere, un po' sognare anche chi ha già giocato. Ok, mhm. Mm mm -hmm. Diciamo che questo essere, questo ineffabile, è Gwyn. O Gwindolin. O comunque un filo guiniano, va bene? Sì. In quanto tale ineffabile, non si può nominare. Uh... Se è possibile questo, vuol dire mm -hmm. che è possibile possedere delle anime con altre anime. Cioè, quest'anima era dentro l'anima del re di ferro. Ok? Sì. E ha esercitato una influenza sul regno, quindi mi permetta il termine, è come se l'anima di un antico si fosse intrecciata a quella di un essere nuovo e non appartenente al suo tempo originale, no? Sì. Cioè, esatto, ereshikigal. Seguo proprio il tuo treno di pensieri perché condivido il, il, il tuo ragionamento. È quasi come se il Re di Ferro avesse mosso certi passi perché ispirato, forse inconsciamente, da ciò che gli era entrato in corpo, l'anima dell'antico Re, dell'ineffabile, no? Esatto, potrebbe esserci un'influenza. Oh, e allora droppiamola. Mm. Il tempo è stagnante. E non so sì. come le anime possano viaggiare nel tempo, ok. Ma se fosse possibile ereditare da più momenti diversi. Una volontà. Sì. Allora è davvero necessario che io debba scegliere chi è sopravvissuto tra Sabaku II e Firenzo? Mm. O Fuoco e oscurità sono destinati a scontrarsi continuamente. E Vendrick, stavolta, è dalla parte di chi invece è stato posseduto, permettetemi il termine, da chi il fuoco lo vuole spegnere. E se Dark Souls fosse semplicemente un enorme ciclo di yin yang, nel quale oggi. Il non morto si trova nel ruolo di voler accendere questo fuoco e oggi spegnerlo. Oggi il re si trova a voler accendere tutto e oggi quello stesso re di un regno futuro, ma sulla stessa terra, non vuole invece più compiere lo stesso percorso. E non però... lo fa anche perché forse... Alla... Prego. Eh, ma alla fine la... però la luce ancora esiste, quindi certo. nessuno l'ha mai davvero spenta. È vero. Nessuno ce l'ha mai fatta fino ad adesso, eh. però Vendrick è sparito e non ha lasciato un mito in suo onore. Questo mi fa pensare, che esista anche un antico Firenzo in qualche modo. E mi chiedo: esiste un'antica oscurità ancora prima? Firenzo era davvero Firenzo? o era ispirato dall'oscurità che lo aveva partorito oh. questa è un'interpretazione capisci... che nasce proprio da ciò che accade in Dark Souls 2 e capisco perfettamente che ti venga in mente cioè siamo davvero noi o nasciamo con un istinto che vuole mostrarci un fatto quantomeno non già scritto ma delineato tanto quanto il mondo stesso ciclicamente si contorce su di sé e ci ripropone Nito, ma in maniera più distorta. Mi ritroverò ad affrontarmi, mi sono spiegato? Sì, 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 no, perfettamente. Farò il <ride> giro in un mondo ciclico nel quale sono io stesso a cambiare ispirazione. Mi ritroverò a combattermi? Se... Il tempo è distorto. Ok? Tu non puoi vedermi. Quindi è un discorso che posso fare fisicamente solo a chi sta guardando la live dalla mia parte. Ma poi, se il tempo poi è distorto, la poi la recupererai. Se il tempo è distorto e Firenzo è qui. In teoria, se un domani Gianni di Dark Souls 9 volesse accendere il fuoco, si troverebbe qui. Ma se il tempo è distorto, Stagnante, io potrei in realtà tornare a, ri... a... continuo Continua. Potrei tornare a rivivere quel momento in cui volevo spegnere il fuoco, ma ora è ispirato da una storia completamente diversa. Ma che mi riporta a quel punto: accendere o spegnere. Stiamo continuando a tornare lì. Allora, allora ti vengo incontro. Diciamo che il tempo stagnante del, del, dell'universo dell e della storia di Dark Souls è molto delicato come argomento. E ti prometto, non ti aspetti neanche lontanamente quanto verrà ripreso. Te lo prometto davvero. Ok. Però, tutto questo: il tempo scorre in linea retta, Chietto. è una linea. Quando la fiamma inizia a avere poca luce e quindi a spegnersi, questa linea retta diventa una spirale. Ecco. Comincia a non muoversi più facilmente dinanzi a sé, bensì. Comincia ad attorcigliarsi su, su di esso E se quindi stessa. sono molto vicini. Nella... Due, mo due momenti distanti nel tempo, in realtà sono vicini spazialmente, no? Stai, stai, stai visibilmente capendo la cosa molto bene. Quindi praticamente la spirale crea un po' di verticalità. Immaginati quindi che la linea esatto. diventa, si piega in basso. Sì. E quindi in quella verticalità, più oggetti o più tempi si avvicinano nello stesso punto. Vedrai Ora. poi allora il movimento delle mie mani. È Perfetto. esattamente quello che hai detto. Ho spostato una Bravissimo. mano verso il basso, piegandola sull'altra, quindi e, ci siamo. È, è esattamente quello che accade. Quello che però è importantissimo capire è che se anche tu arrivi, magari immaginati una situazione paradossale, immaginati che davvero. La fiamma sia così vicina a spegnersi, che la linea sta diventando quasi un punto. Ma in quel caso catastrofico, in cui il mondo sta completamente per finire, come dice l'introduzione di Dark Souls 1, certo. tu è vero che hai anche l'origine dei tempi a portata quasi di mano. Potresti nel... o meglio, se non sei un Dark Lord, probabilmente impazzisci e ti blocchi. Ma se hai controllo dell'oscurità, se hai la capacità di destreggiarti in questo stagnamento, in questa stagnazione, riesci magari a vedere. Nel sì. momento in cui hai fatto quella scelta Riesci a rivedere persino esatto, Gwyn Esatto Ma Non puoi Cambiare la scelta No Cioè il tempo è avvenuto Non puoi cambiarlo okay? No No però posso okay. guardarmi e? Sì Hai sì. capito cosa intendevo sì, sì, certo. dire Non, non cambiare no, no 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 Non penso che Cassandro prenderà una scelta Che influenzerà Dark Souls 1 Attenzione Penso semplicemente che tornerà quella scelta Sì e quindi in un certo senso dovrà affrontare anche solo spiritualmente il pensiero di, una, di, un, di un avatar passato che in quello stesso momento, spazialmente per il tempo a spirale molto prossimo, ha fatto una scelta opposta. Magari mm -hmm. proprio per questa contiguità spaziale. Mi permetterai ancora una volta il termine. Anche se è certo. temporale. Però nella spirale c'è uno spazio nel tempo. Allora effettivamente queste volontà si possono ispirare vicendevolmente anche perché quest'anima ha l'icona delle anime sacrificate nel risettacolo ma se sono state uh -huh. sacrificate in un senso o nell'altro non dovrebbero esistere più come fanno a esistere? Eh, se non eh, perché esatto. Esatto, se non perché ci esatto. si piega su se stessi e quindi in realtà non è vero che quest'anima è stata cioè sì, quest'anima è stata consumata, ma può essere comunque anche qui perché si sono toccati i due tempi. No? Cioè, il tempo è una linea retta, ma è anche attorcigliata su se stessa. E quindi l'anno 1 e l'anno 100 si toccano. E quindi esatto. eccoci qua, l'anima dell'antico re è qui, anche se è già stata consumata. Ragazzi, è come se stessimo scrivendo una serie alla dark di eh, Netflix, ok? Come faccio io a essere figlio di mia figlia? Non posso, è chiaro, no? Perché mia figlia deve nascere dopo di me. Ma posso se il tempo è storto e continua a torcigliarsi su se stesso? Qui per forza di cose si sta presentando la stessa struttura, perché questa è la fiamma che Firenze e Sabacco II, per motivi opposti, hanno bruciato nel ricettacolo. Hanno sacrificato nel ricettacolo eppure è qui davanti a noi ed esercita un'influenza su un regno che viene dopo. E viene dopo in quanto in questa timeline sicuramente o si è eh, acceso il fuoco, cioè o si è vincolato o non si è vincolato. Ma è irrilevante perché il tempo è stagnante e dunque il futuro è influenzato da alcuni momenti del passato più vicini di quanto... Si possa pensare. Più influenti di quanto si possa pensare. Il passato è solo lontano in una linea retta. Ma non è detto che lo sia altrettanto in una spirale. Ci sono alcuni mm. momenti del passato che potrebbero essere vicini a noi. Da qui, l'anima dell'antico re. Perché non c'è altra spiegazione, maestro: quest'anima non deve esistere qui. Perché questo <ride> si chiama Dark Souls 2. E la titanite sta sottoterra. Quindi quest'anima. Se la linea fosse solo retta e basta. Non ci dovrebbe essere. Non ci dovrebbe essere. Anche tu lo avrai pensato. Perché è qui? Credo perché, appunto, ci sia questa spirale. Forse proprio per questo, per questa frustrazione di un passato che inspiegabilmente tornava a governare sul presente, c'è chi ha bandito il nome dell'antico re. O, se non fosse bandito il termine corretto, c'è chi non ha compreso come fosse possibile. Diciamo che no? adesso hai ineffabile tantissime informazioni in più. Ma giustamente hai anzi, forse una necessità impellente per continuare la discussione, di ottenerne altre e io con Google, ti... eh, ma guarda, un po', mi hai proprio anticipato. <ride> Mi stai forse dicendo che vorresti provare a utilizzare gli ascetici in certe altre boss fight? Assolutamente, sicuramente la peccatrice... Per esempio, la peccatrice... La peccatrice... La pecc idea. Tutte quelle che ci hanno dato queste anime, uh, che a questo punto sono anime normali mischiate a anime antiche. E che danno, guarda, sono proprio diluite. Vedi? Anima antica, anima tradizionale, anima diluita, ti direi. Quindi dobbiamo uccidere il putrido, la peccatrice. Il Re di Ferro l'abbiamo già fatto, quindi sì. Comincia quando vuoi. Hai tantissime anime. Porca puttana. Gobine. Ragazzi, comunque, ma che cazzo stiamo facendo? Cioè, è incredibile. Io ho fatto 55 minuti senza fermarmi. A... Esatto. E oh. l'unico motivo per cui ti fermo è perché, per avere la stessa densità di discussione da ora in poi, hai bisogno di qualche tassello in più. No, ma. Ragazzi, è bellissimo tutto ciò. Veramente È veramente incredibile. È fantastico perché se, se questo accade in Dark Souls 2, vedrai poi. Allora, un attimo, <ride> demone della forgia, mi avevi detto un dettaglio? Ecco, Vediamo che tu lo leggessi, esatto. L'anima del demone della forgia, che infesta il castello affondato in una pozza di ferro. Il vecchio di, re di ferro morì per colpa di una massa di ferro che aveva ottenuto un'anima, giusto? Era questo il dettaglio? Eh sì. Questo gigante di metallo era presente fin dall'inizio, fu la conseguenza della presunzione del re. Io ti risposi, conseguenza della presunzione del re. Quindi il demone della forgia ha è quello il quale ha ucciso il re di ferro. Però il re di ferro... Quindi tu lo hai, lo hai, lo hai trovato come boss fight. Certo, e quindi questo significa che è rinato dopo essere morto. Eh, c'è qualcosa... c'è qualcosa, esatto. Praticamente, il rinato si è re reincarnato. F... Praticamente la vuotezza... merda! E se... Eh, Merda, se la maledizione fosse stata interpretata in un momento della storia come debolezza in quanto ti rende soggetto a queste anime iperpotenti, infatti tu sei non morto e puoi assorbirle, la maledizione ti espone alle anime antiche e alle loro visioni distorte, non diverse da quelle di un Rice o Reis che dir si voglia, mi spiego, come la volontà sì. del re di quella storia sì. lì. Sei se... non morto, se ti becca l'anima sbagliata, comincerai a vedere come lui. Però, oh. in effetti, l'old Iron King si è eretto praticamente dalla pozza di metallo fuso. E ti ha combattuto pur con corpo e sembianze demoniache, decisamente in salute a modo suo. Già. <ride> Quindi c'è qualcosa che non, Manca no, no, non questo è questo passaggio. Non che è sarà morto. totalmente speculativo, ovviamente, in futuro, probabilmente. Però non vedo l'ora di permetterti di ascoltare un dialogo molto speciale. Che forse potresti aver già sbloccato. E mi sembra decisamente un buon momento per fare questo esperimento. Perché preferisco. Mm. Tu lo possa ascoltare, visto che se lo hai sbloccato, sarebbe anche diritto tuo come giocatore. In anticipo a un altro evento. Quindi, ti dico. Continua pure Prosegui Prosegui pure Ragazzi che goduria Mamma mia è enorme Io non vedo l'ora di Bloodborne A questo punto Se te mi continui a dire ma Bloodborne Eh <ride> ma Bloodborne Ma io Bloodborne... sono già con Io sono già con questo glande Che mi solletica il mento Da allora... due giochi Due Bloodborne allora, che cosa succede? Un è... Bloodborne Questo che hai fatto tu Sarà per due Perché ci sarò anche io con te Oh Oh <ride> Esatto. In quel caso ci sia, proprio, si crea addizione matematica e in alcuni casi sai moltiplicazione. Che, sai che temo che questa cosa sarà proponibile troppe poche volte? Nel senso che la faremo con, eh, no. con Bloodborne sì. sì, sì, sì. e con Elden Beh, Ring. Elden perché Ring. immagino che con la tua prima run, anche se non sarà in blind, non sarà sufficiente per no, aver compreso no. il 500% dei non significati. Come sto, non come ti sto guidando eh, qui. Capito. Quindi... Esatto. Cazzo, però va bene, va bene, perché il troppo stroppia, quindi che cazzo ho fatto? Ok, il troppo stroppia, quindi va bene, ce le godremo come piccole perle e gemme, quei momenti di speculazione esatto. doppia, io non ah, ho mai vabbè, speculato con ci... nessuno. Fantastico, ma in realtà appunto nemmeno io. Eh, infatti quindi... sarà una roba assurda. Ragazzi, scusate, bisogna xare. Comunque qui siamo 1700, poi fate come volete. <ride> Perfetto, siamo perfettamente congruenti. Tra l'altro, la partita tra poco finisce. Tra un eh, infatti, alla fine della nostra intro. <ride> Ma che davvero? Io scherzavo, era una battuta. <ride> Vabbè, eh, entrano quelli della partita perché mi sono perso tutto. No, no, guarda l'intro, <ride> mi fa troppo ridere. Perfection, tra una mezz'ora? Ok, ok. Tra una mezz'ora, tra una mezz'ora. Allora, intanto devo xare, ragazzi. Esatto, x, ovviamente. Devo xare. A, A, A che stiamo della partita? Al sessantesimo? Sessantacinquesimo? Quanto stiamo? Palò di Forteferreo. Un falò primordiale, me mm -hmm. lo aspettavo. E quindi abbiamo anche da visitare. Uh, pale, eh, no, Pale, perdonatemi. Il tipo della mappa, insomma. Ora non mi ricordo come si chiami. Dobbiamo assolutamente eh, visitarlo. Come si chiama? Kale. Kale, ecco. Grazie mille, ragazzi. 73esimo. Ok, perfetto. Ragazzi, torniamo a casa base. eh Non esiste, torniamo a casa base, tutta la vita. Tutta la vita torniamo a casa base, amici del grande Brestlingo. A fare il livello. Lei non me la conta, giusta, maestra. Ah, oh, comincia ad avere dubbi sull'araldo? Ha un potere troppo grosso. Ha un potere gigantesco, vero. Per essere qui in veste di ente super Past partes che guida. Il nostro pellegrinaggio. Questo è un mondo in miseria, eppure lei è incredibilmente potente. Perfetto. Scusate, so, ragazzi, che c'era una stanza. Sono tornato indietro perché ovviamente dovevo livellare 239 K anime. Perderle un pochino mi farebbe girare il palle. Tutto qui. Mi sono reso conto che c'era altra roba, ragazzi. Non vi preoccupate. però prima vorrei livellare con 239 K anime. Allora... Decisamente necessario. Riempiono 5, tutto. Perché cominciamo... mentre i livelli dico una cosa alla chat, vai: tutto danno, tutto danno, tutto danno, cazzo, tutto danno, tutto danno grosso. E adesso facciamo anche un acquistino. Quanti ne possiamo pigliare? 64, tutta la vita quanti ne ho? Ah, li avevo finiti. Li avevo finiti, ragazzi. Mi sa, perché non non ce ne sono di equipati, vero? Paganni Cosanni. E infatti, meno male allora che l'ho presi, bravo io. Adesso andiamo. Allora. Mi diceva Michele di proseguire, quindi. Torniamo al fallo primo. Aspetta, però siamo qua, ragazzi, siamo qua. Se fossi anche da solo, andrei prima dal tizio del fuoco. Ormai siamo qui, andiamoci. Ma chi c'è? Ah, è il tipo della scala. Vabbè, mi hai aiutato tu. Gilligan. Eccomi qua. Salve. Sto parlando con Gilligan. Perfetto, perfetto. Vado alla mappa, a questo punto siamo qua. A ovest conosciamo poco e nulla. Non ci dice niente, vengo da ovest. Vende droga. Vende droga. Vende droga. Vende <ride> droga. Buco a cielo aperto? Cosa intende? Ah, questo, questo davanti a noi. Sì. sì. Sì, che poi ci sarebbe da chiedere perché è qui. C'era cioè, proprio un inferno, una discarica. Ci sono già stato. Vedi che in Dark Souls 1 i dialoghi cambiavano. Sì, Dark Souls 1 era particolarmente più acuto in questo. Eh. Certo, questo me lo aspettavo mm -hmm. L'abbiamo già trovato Vediamo se ci dice qualcosa in più Ma spiegami perché parla Dio santo, non mi dire queste stronzate Niente Eh, scusate Eh, vabbè Ok, uh, Piazza Scala. No, Col cazzo proprio. Cosa vuoi, soldi? Ma te ne puoi andare a fanculo, l'ho già fatto. Quindi questa. Cioè, per i game designer andava fatta adesso. E non <ride> nel modo pazzo in cui l'abbiamo fatta Beh, noi. Il modo pazzo, però, non è. Not as intended perché non è un caso che Ti venda l'anello del gatto. Sì, sì. Acquista oggetto. Vediamo cosa c'è. Randello, frusta, artigli, scudo di legno, non me frega di niente. Maschera da ladro. Maschera per coprire l'intero volto. Detta maschera da ladro mm. Poiché è spesso usata per lo schiscopi. Quindi, Quindi cos'è che cercava di ottenere? Era un ladro. Qual, qual, qual era il vecchio lavoro di Gilligan? Eh, mi sa, mm. un ladruncolo. Mm. Eh. Vabbè, è stato comunque onesto con me. Siero del sanguinamento, coltello lacerante. Ok, conosciamo tutti questi strumenti. Vabbè, Gilligan ovviamente ha smesso di fare il ladruncolo perché l'intero regno gli è caduto davanti ai piedi. Quindi, che doveva fare? Non è che qui è apparso qualcuno, non è che studiano. Vabbè, ci ho provato, ragazzi. Andiamo a Mappopoli. Eccoli qua. Mo 4. So

Sto pensando ai vari miti non è Vengarl non è Lothian likeness, then... cosa then... well, no, no it's true i saw just such a man i swear I was... cosa Creighton? È lui che mi mentiva? E non Pate? Merda, è davvero Creighton quello che dice cazzate? Aspetta, vediamo. Analizziamo quello che è successo. Intanto, ovviamente, la mappa sì, è maggiore in un luogo cosa, speciale. Sì. Però sì. il racconto. E sono molto felice che hai trovato questo dialogo. Sono molto felice. Perché è particolarmente nascosto. Molti si dimenticano di andare a parlare a Kale, Io te okay. lo avrei forzato, ma tra un po'. E invece ci sei andato naturalmente. Sono molto felice. Pregton, evidentemente, forse non troppo dissimilmente da quello con... dai termini con cui si è presentato, è un aggressivo guerriero piuttosto. Beh, potrebbe essere Volcare. stato tranquillamente rinchiuso, l'abbiamo liberato da una cella. Esatto, probabilmente finiva sempre nei guai, uh -huh. o era spesso, diciamo, in scontro diretto con ciò che poteva definirsi legge in alcun Chiaro. dove andasse. Però, a cosa conduce questo nel conflitto Pate-Crayton? Ti lascio andare per ora, perché effettivamente è un punto in più di finalmente un esterno alla vicenda e non si parla bene di Creighton per niente. Però no, infatti... Niente. Uh, non posso andare più in là? No, perché il falò primordiale non, non è un falò riportabile. Mm. Vabbè, e eh, allora, raga. allora, eh, che... vuoi che vada prima avanti, giusto? Certo. Ok. Pog. Scendiamo. E andiamo oltre la boss fight. Qui sotto c'è Giulio Pancaccini lì. Il tipo strancazzato. La... No, una volta che l'hai ammazzato non torna più. Diciamo che i red Phantom uh, dipende quali. Alcuni se ne vanno, altri si spawnano. Uh! Ehi. E... E... <ride> non capisco un cazzo. Ehi. Cosa, cosa? Ah, mi ha colpito il muro, lol. Via, vento, bravo. via. Ok, top. non è vero. Guardi, maestro, l'avevo calcolato. È <ride> rimasto uno di vita. Ma cosa mi vai dindo? Porco il palle, Mox. Vabbè, andiamo. Vediamo perché questo posto non l'avevo espostato. Esplorato egregiamente per via anche un po' dell'emozione dell'altra volta, ma non mi sembra di essermi perso nulla. In realtà, guarda lava 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 ovunque. Un vulcano è eruttato. Eh, quello sì è un vulcano in background. Sì, ma guarda anche la lava proprio sbavata sui contorni. Ugo Tartarugo aveva Focus Sash, sono d'accordo ragazzi, ma che cazzo. Vabbè. Ugo Tartarugo. Ok, possiamo andare avanti. Oh, un altro teleport. Esatto. Come dopo il putrido e anche dopo... Di nuovo uh, la stessa il... scritta. Portone di ferro. Esatto. Aspetta, aspetta l'antico re. Anima antico re. Proibite la strada per il dominio dell'antico re. Con l'acqua prosciugata e la via assente l'infelice tentazione è allontanata. Mm. Nella torre del vecchio re di ferro risiede una figlia dell'oscurità. Attenzione, nella torre del vecchio re di ferro risiede una figlia dell'oscurità e poi gli intrusi affronteranno avversità degne di un monarca ok allora per quanto riguarda il re l'antico re potrebbe essere che qualche antica anima di Lordran sia finita effettivamente sott'acqua per via anche solo del passaggio dei millenni anzi delle decine di migliaia di anni a questo punto uh, con l'acqua prosciugata e la via assente l'infelice tentazione allontanata forse la tentazione qui è proprio la possessione di cui parlavamo prima dell'anima su anima ma nella torre del vecchio re di ferro risiede una figlia dell'oscurità. Noi siamo stati nella torre del vecchio re di ferro. Eh, da dove veniamo? Forse no. Questo è, questo, questo è forte ferreo. Dici forse c'è una torre. A meno che la torre forte... non possa detenirsi il campanile del sole. Può essere. Ma non c'è niente. Però è interessante che ci sia una figlia dell'oscurità. Forse una non morta importante. Eh, anche perché non... In realtà paradossalmente non vuol dire nulla, figlia dell'oscurità, se è legato a Lordran. Col cazzo che ci sono figli dell'oscurità, Lordran. Ti pare? Eh. Cazzo perde se non fosse per Firenzo. Eh. No? Quindi. E, e, i, I quattro re sono in fondo a Petilondo. A succhiare le palle. Mm. Non ad Anor Londo. Teletrasportiamoci. Figlia dell'oscurità. Cosa si intende per oscurità? Quella che ha partorito i mortali? Eh, appunto, eh, oscurità sarebbe dark in maiuscolo. Eh, Cosa può voler dire? dire? Sì, no, no, cioè sì, 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 sì. assolutamente sì. Eh, può voler dire che è un essere nato dall'oscurità, ma come lo siamo tutti noi, come lo è Cassandro. Uh -huh. Cassandro deriva, sicuramente, dal nano furtivo. L'oscurità, figlia dell'oscurità. Sì. Chiusa. Solità, porta col polmone. Sta a vedere che è velca. Tanto ormai. Non dico neanche più velca, ragazzi. Perché c'è cioè che devo dire? <ride> Di nuovo le stesse effigi trovate nell'altro teleport. Quindi potremmo dire che sono quasi dei sacrari raggiungibili attraverso quei ricettacoli. Eh sì, anche perché questi teletrasporti non sappiamo dove effettivamente portano, però le anticamere di come questi luoghi quelle. sono chiaramente costruiti dalla stessa persona o cultura, sì. Che non mi suggerisce l'Ordran, come ti dicevo prima, eh? Eh, decisamente no. Scheletro, scheletro, fai attenzione a Vendetta. E quindi un rapper amico Segreto più avanti Io sto xando eh maestro Fai bene, fai bene e Io via. tra un po' ti raggiungerò Nel senso che comunque ti supporterò più direttamente Ma uh, mi farò anche evocare Per affrontare insieme a te Le sfide del new game class Sì sì ma infatti mi piace il fatto che Davvero abbiamo fatto un'ora e un quarto di Chilling puro e Però di è è, è, altro, un però. è uno dei momenti in cui è importante farlo Sì Figlia dell'oscurità, figlia dell'oscurità è un termine estremamente affascinante. Però che questa realtà... non è la torre, dai. Boh, non sembra una torre. Eh, potrebbe potrebbe non essere, potrebbe essere, tutto molto vago. Boh, questa è una cupola. Insomma, eh, infatti. non si sa cosa ci sia. Poi, magari apri la porta. C'è l'orizzonte. Una gigantesca torre con il logo del Re di Ferro. Cioè, nel senso, può esserci qualunque cosa. Però ti dirò. figlia dell'oscurità. È una cosa che emoziona, perché quella eh sì certo. che è una terminologia particolarmente darksolossiana. Figlia dell'oscurità mi fa pensare a Priscilla, ovviamente, no? È il primo Beh, pensiero. anche, esatto. esatto. Però... una, e invece noi sappiamo che è l'unica figlia di Velka, in teoria, Priscilla. Beh, a meno che per sì, figlio dell'oscurità non si intenda figlio di un pensiero. Oh, o no? di un pensiero, o Di, un potere. Oh, di, di magari... una inclinazione, di un potere, di un... Di un culto. E se Vendrick fosse diventato. o tentato di diventare un Dark Lord. quindi le, le sue figlie, come quelle di Gwen in questo caso si chiamino. Figlie dell'oscurità. Ma forse è una tirata. Però, avrebbe, ecco. avrebbe estremamente senso perché per me. Eh. Vendrick, non mi toglierete questa idea, è. oscuro. Non si spiega altrimenti perché sparisca. Lui è in un mondo che ostracizza l'oscurità, ma è il re. E come fa il re a essere oscuro? Sparisce, non può, è una contraddizione. Non riesco esatto. a non togliermi dalla testa questa cosa. Comunque ragazzi, qui nulla di fatto e ormai ve lo dico, per me queste sono le nebbie gialle o arancioni. Cioè mm. qui ci sono le fini del gioco. Bello, qui ci bello, sono le parti più sta. importanti. E quindi qualunque cosa nascondano queste porte, nascondono il contenuto di questo bizzarro culto. Che deve aver sconvolto gli equilibri, o di Drangleik o addirittura dei regni precedenti. Tre serpenti, eh? Quante ne abbiamo trovate? Per ora tre? Due o tre? Due tre. oltre gli antichi e una oltre la porta del castello. Che non mi hai fatto... Che non mi hai fatto... No, aspetta. C'era una porta che non mi hai fatto uh, attraversare Ti ricordi? Mi dicesti ma non hai stato solo il memory E aveva lo stesso ah, santuario Ah ecco ecco, tu, ecco tu, lo, era lì. tu lo riconoscesti Però ti dissi not yet Cidro Not yet Quindi potrebbero essere proprio tre Come i serpenti Quindi le figlie dell'oscurità sarebbero tre E questi serpenti con la testa mozza Gol Non so sento gente che urla uh, Dicevo <ride> non so se le senti anche tu sì. Sono a tre stanze di distanza, capisci? <ride> um, dicevo. Non mi spiegherei, però, la testa mozzata, visto che sembrano statue costruite eh no. con la testa mozzata. La se testa vuoi, mozzata è strana. Se vuoi rendere gloria alle Figlie dell'Oscurità o ai Figli dell'Oscurità, gli mostri la testa. Poggers. Vabbè. È ancora presto. È ancora presto. Maestro. Mm -hmm. È il momento. È il momento di ascetizzare. Vuoi venire con me? Assolutamente. Un'azione, un catenaccio di Tortisio? Lo offriamo? Allora. La peccatrice è la nostra prossima vittima, maestro. Mi raggiunga. Immediatamente. Ci vediamo al pinnacolo della peccatrice. Ricevuto? Yes. Andiamo. Ragazzi stanno impazzendo. Allora. Vado. Ascetizzo. Ascetizza. Mettiti l'anello con il simbolo di Narhalma e Hai. andiamo. Hai. Bene. Ciò che è fatto non può essere annullato. Lo ben so. Lo ben so. <ride> ah, ma ce l'avevo già l'anello. Stavo giocando. Oh, aia! Aia! Aspetti, maestro, c'è un problema. Aia. <ride> Prendi questo marrano di merda. Come ti permetti di. Interrompere. La sacra evocazio del maestro. Credo di avere un anello diverso. Uh, avevo quello della fortuna, tu mi hai chiesto? Narhalma. Uh, no, è lì in basso. Quello. No, eri lì eri davanti a lui. Sopra? Sopra? Ah, Narhalma. Ok, ok, ok. Sì. Perdonami. Stavo brain laggando. A destra, mi trovi subito. Vediamo. Non lì. Eccoti, eccoti. No, no, no. no. Eccoti, esatto. Sei. Maestro, sa qual è il rischio? Cool. Si prepari. Io bevo alla sua. Bah. La peccatrice cadrà. La forbice di Tortisio Corpi colpirà ancora una volta. Tra l'altro, mi sa che devo rimettere la musica. <ride> Maestro, lei mi è mancato, mi è mancato davvero. È stato tanto. stupendo, e ora riprendiamo carne. Andiamo, let's go. Cambio l'anello, aspetti. E soprattutto non sottovalutare dove ti trovi. Avevo le lame, il serpente, la cloranzia e. la vita. anello vitale più uno. Perfetto. Non sottovaluterò dove mi trovo. Siamo in un posto che era difficile al tempo. Lo esatto. sarà sicuramente altrettanto. Soundframe frame ci ha invaso, maestro. Yes, Switchiamo modalità assassini. Aspetti, <ride> mm. qui c'è un agguato. Cosa fai, Marrano? Cosa fai, Marrano? Vuoi colpire il maestro Joel per caso? Aia, ah, yeah. Morso. Ah, doppio sono duro, Ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Devo lottare. Come Monster Hunter. Ho trovato un'effigie umana. Aspetti. E io devo subito riequipaggiarmi i miracoli di cura, altrimenti. No. Aspetti. Ah, che male. Ok. Io devo bere, sto quasi. stavo quasi per morire. Ok. Esatto, io non posso bere perché abbiamo l'invasore, quindi. <ride> ah, tu non puoi bere se c'è l'invasore? No. Puoi bere solo se non c'è? Esatta. Dove sei, invasore? Fatti eh, sarà vedere. giù, penso. Ah, è giù. Allora arrivo. Eh, è possibile, è possibile, ricordiamoci di evocare anche Luca. Giusto. L'altra volta, però l'avevamo già fatto. Cioè l'avevamo già fatto e aveva già vinto. Non riesco sì, a usare. Però... Ah, no. Perché, non, perché non è già qua l'ascensore. Andiamo. Esatto. Via. Maestro, stia dietro a me. Eh sì, è qua sotto. Oh! Lo vedo! L'invasore vuole. Mi ha... Mi ha castato una piromazia speciale per curarmi. Oh! Lei Soundframe a grande onore. Ma qui c'è la, sen... la qui, qui, qui c'è la sentinella. Perché, Perché Soundframe frame ha onore, ma i mob. Sto cercando di aggregare la sentinella, maestro. Eccola. Arriva. Hai eh, in la realtà. Nostra... No? Qui avrai una sorpresa. Ma che cazzo è? Il mio Game Plus aggiunge cose. Ma chi è? Ed è, per, ed è per questo che te lo sto facendo fare. Maestro, sembra un demone. Esatto, è un mostro orribile. Ah. Sti attento, sti attento. È aggressivo. Oh, si, sì, si. Sì. Uh, che codone. Porca miseria. Oddio. Attento, sì no, il doppio colpo ti ucciderà probabilmente. No. Saremo noi a ucciderlo. Firenzo! Sì. Io ti invoco! Lo faccia consumare da Firenzo, maestro. Lo faccia consumare da Firenzo. Firenzo? <ride> <Cosa>? Firenzo? <ride> Niente, ci ha pensato lei. <ride> No, no, è stato Firenzo <ride> Vittoria italiana, dicono Pog, Pog ragazzi, tutto merito nostro Aspettate, allora Ho sbagliato sound font Volevo dire Hai sentito anche tu? Sì <ride> Scudo allungato del fiore? L'abbiamo già preso. Maestro, cosa sta succedendo? Oh mio dio, c'è anche la sentinella. No, Porca la... vacca! No, 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 venga qui, venga qui. La dobbiamo affrontare. Con l'invasore, oh, non potendomi curare, è un oh, po' no, complicato. Ma anche un altro leva, tizio intanto. Esatto. C'è anche sound frame. Oh mio dio! Ci salva, ci salva, ci salva. No! Non dovevi spaventarti, era qui per curarci. <ride> Avevo anche chiamato l'ascensore, ma non stava arrivando abbastanza. In tempo. Io l'ho visto arrivare Apiclo... con una fiamma in mano e ho detto: Questo è incazzato. Allora, scusami, Soundframe, non ho letto nelle tue buone intenzioni, sono stato la maleducazione. Rimettiti, rimettiti l'anello de... del cazzo. sì, vabbè. Allora. <ride> Eccolo qua, Halma, vai. Scusami, oh, Soundframe. No. Ho letto le cattive intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera. Ok. Per chi si fosse collegato ora dopo la partita, non abbiamo fatto niente, a parte non è vero, abbiamo speculato non per un'ora e trenta. Esatto. Allora, il mio segno non appare in maniera molto drammatica. Uh, no. prova, a usare, prova a mettere il tuo e a resettare l'area. Ho rovinato tutto, maestro. No. Con la mia imperizia. <ride> Con la mia stupida imperizia. Perché il mio segno è scomparso? O oh no, sono stato invaso. Mi avvio intanto? Sì. Vado. Libraio mosso. Cosa? Let's go. Ok, ok. Ok, cari miei poggerini. Ok. Con strategy, con strategy. Ma se io li butto loro... Ah, se io ti butto che di suo... No, puoi farlo. <ride> L'importante è che non ti... Pu... Ah, dove sono i tuoi HP? In, un... in un altro castello. È un glitch. Ok, eh. okay ho rimesso il segno. Okay, Accanto l'ascensore. Aspetti maestro, c'è questa luce incredibile. Non, è, non appare. Ma che però. cazzo di male fanno con quelle frecce di merda? Poi le prendo eh, tutte io. Plus. Stavo cercando di scappare da quella roba ma... In maniera inefficace. Ok, prova, prova a mettere il tuo segno a terra. Vediamo se appare il mio. Ragazzi. La biretta è già finita. Me l'ha portata Joan È già finita da Mo. No, no, ma non sei, non devi salire per mettere il segno. Ah, ok, ok. Pensavo che fosse sempre Te l'ho messo su. davanti all'ascensore, mm, infatti, c'è, maestro. Venga qui, eh, di umanità tifa. e di legna. Il baffo si impregna nuovamente. Intanto tiro sull'ascensore. Allora, ti aiuterò anche con i miracoli, allora. Oh. Let's go. Oh, oh. Il godimento è massimo. Bene. Allora, ci mettiamo così e ora posso anche. <ride> ecco. <ride> Anzi, guarda come scendiamo, vai. <ride> sì, la danza del fenicottero discendente, guardi. Guardi, mamma mia. Oh. Mamma mia, che cinematra. Eh, certo. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Allora. <ride> okay. Vediamo Ehm sono contento che l'Italia abbia vinto, che bello. Allora aggriamo lui, aggriamo lui. Lui ha un attacco doppio con la Oh no, perché la sentinella si sta muovendo. No, no, torna okay. indietro adesso. Eh, il mio L2 è molto rischioso perché lui poi bomba esatto. subito. Attento. No, no, va fatto L1 qua. Attacco veloce e poi roll. Sì, sì, con l'attacco veloce è easy. Un demo. Ma come è fatta? Assomiglia un po' al, all'array. Ha eh. droppato. Ha droppato? Oh, che godo. Teschio deforme, lo leggeremo dopo. A lo faccio culo. venire qui. Lo faccio venire qui. Come come cazzo hai fatto a droppare il teschio deforme? Perché? Che te lo dico a fare? È rarissimo. tu, non hai, tu non hai idea. Oh mio Dio! Oddio, dio, dio! Oh levati! Levati, 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 ti copro io, levati. Ok, ok, ci sono. Ok. Via! Non devo fare le due, è troppo veloce questo demone. Ok, è morto. Perfetto. Ci manca solo la sentinella. Resto... Eh, la sentinella la fulminiamo, ti faccio vedere. Andiamo andiamo maestro, ora non ho più paura del demone. La doggeremo per Benino. Ok. Oh no, è arrivato anche un piromante. Ok, ho preso Vabbè, il piromante. prima. C'è un invasore? Ah no! È un Oh mio Dio, si è stunnato? Per qualche motivo la eh. sentinella si è stunnata. Ok ma non le faccio niente io la sentinella. Maestro, lei è potentissimo. Io faccio schifo io alle fatto, palle. Io ho fatto 2400 danni. Eh, ho visto. Oh no! Non so come l'ho evitato. Uh. Il killing blow è mio, maestro. No! Oh no! Beh, è stata una uccisione combinata interessante. Il maestro ha fatto tutto allora, lei. Ha dimostrato la superiorità no, no. di Joel ancora una volta. No. Ho solo buttato un cavo elettrico in mano in acqua. <ride> Lei ha usato l'astuzia. Mm. Andiamo alla ricerca di nemici nascosti. Anzi, leggiamo il No, ah, Aspetta form. un secondo. Ok. Mm. Cosa? Ora che ci penso. Sì, mi dica. Questa cosa non si può non fare. Allora. Ok. Cosa? Signore, sei stato bravo a combattere. Ma tu io? devi recuperare la chiave per aprire quelle cancelle. Quindi ah. ossa del ritorno. Perché il motivo per il quale tu non trovasti quella chiave fu Camper Infinity. Me lo ricordo ancora. Io no, io sì. Allora. Uh, perché tu non sai dov'è la chiave, è ovvio che non te lo puoi ricordare. Ah, ecco, ecco. Teletrasportati la fa la precedente. Sì, e riscendo. No, no. Uh, in oh. chat mi dicono ah, che yeah. te la feci già recuperare. Però verifichiamo, verifichiamo. Magari l'hai già recuperata e non l'hai. No, ma, ma. Ma la raccolse poi? Dite. Ma vediamo, vediamo. Tutto alla fine non succede niente. L'ha già la chiave. Ce l'ha? Come si chiama questa chiave, mm. maestro? Scopriamolo. Uh, chiave della bastiglia, ragazzi. Lui, io penso che lui abbia la chiave vecchia, la chiave per aprire la porta, non i cancelli. Secondo me mi confondete, ma potrei confondermi io. Non ho ch nessuna chiave della bastiglia, chiave di Lenigrast, <ride> chiave della casa, sì, chiave sì. del soldato, vai, tranquillo, vai, tranquillo. Si sono confusi con la chiave vecchia, ok, I trust you. Let's go. <gasps> rusta Godone. Godone. Uber godone. Gemma vitale radiosa. Bene. Quindi adesso invece di andare a. Devi no. andare al falò precedente. al ah, precedente, Le proprio qua. Ti si è quello precedente in un secondo. Perché la chiave sta proprio lì dietro. Quindi invece di andare al pinnacolino. Che uh -huh. è qui. Devo andare qua e nell'ultimo. Quindi terra torre lontana, giusto? Uh, fammi vedere. Eh, ah, scusa, il falò salino. precedente è, non in ordine, scusa, mi parlavo di distanza. Vai nell'area precedente, sì. Ma il falò è il terzo. Vai. Eh, stanze dei servitori? Yes. Ok, camper Infinity? Mi ha fatto sì. perdere una chiave? Sì. Sai, che non ricordo minimamente questa cosa. Perché non sai dov'è? È ovvio che non puoi sapere di aver okay, perso okay, la chiave, okay. sei completamente innocente. Ok, ok. Nel senso, io so che l'hai persa perché non raccolsi non raccogliesti l'oggetto che stava lì, ma credimi, ora superi quel ponticello e vai a sinistra. Qui. Yes. Ok, qui c'è una chiave, effettivamente. Cioè c'è un loot. Oddio. Fiditi di papà Sabacu Chiave della bastiglia perduta. Lei ha ragione. <ride> okay. ok. E ora posso... Oh no, capire E ora van possiamo, Vito. Fare le vo... possiamo fare Possiamo fare l'evocazio. Ah, ok, no. non c'è problema. Cabirio Van Vito. Ah. Doppia frusta. Quest'oggi. Uh, gli ho tolto metà vita Bravissimi Minchia È morto Non mi ha toccato Grande Ero arrabbiatissimo Non è vero In realtà ero in vantaggio Perché lui aveva due fruste E io ero con due lame In un corridoio stretto Un centimetro uh, Benissimo Andiamo Ma Come non posso usare il falò Certo che posso Faccio quello che allora, voglio Allora tu adesso Avanza Piano piano Io ti raggiungo Molto presto Ok hai Sensei Ragazzi, il braccio dopo il vaccino un po' male fa. Lei, maestro, ce l'ha il 13? No, quando ce l'ha? Me l'hanno rimandato al 20, però sì. No, ok. Eh, mi è arrivato il messaggino SMS, egregio! Egregio, mm -hmm. maestro! Le tocca sucare. No, eh, eh, eh. Eh, eh. no. Ce l'ha fatta ce... Oddio Oddio Le mie palle Oddio Oddio le mie palle Ok Post Ok Ok Perfection Di sotto Mamma mia ragazzi Cassandra on fire Tra invasione e mobbini top, 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 Domani la seconda dose per qualcuno A me non ha fatto nulla il vaccino A me un po' il braccino me l'ha indolenzito Ma come fosse un livido Ma il braccino indolenzito mi sembra common knowledge Comunque okay. perché No però febbre niente tutti. Giramento di testa niente Oggi anche Gian l'ha fatto mm. Nello stesso posto in cui l'ho fatto io Ci siamo trovati lì Fantastico Sì sì Io, non, io vivo troppo lontano <ride> Per ora maestro Finché non la convincerò a venire qui. Esatto. <ride> serve, serve un importantissimo gratta e vinci. <ride> allora... <ride> oh, abbastanza sabbo, ragazzi. Subbatemi al canale. <ride> serve Elden Ring. <ride> allora... Maestro? Eh, Ho sbloccato uh... il ragdoll. Oh, bello. No! No! Vabbè. Ti butti? Ora, ora è nella merdina. Però ce oh. la può fare, eh. Oh no. Discepolo ce la può fare, ma certo che ce la posso fare. Basta la mossa Kansas City Non è vero. Uh, basta. Non no, devo correre. Dark Souls <ride> mi ha <è> insegnato <ride> che sì. devo correre. Di devi fare il maiale. Maialato. Eh, visto, il segreto del maiale conta sempre. Vieni demone putrido e schifoso. Vieni a fare la luce. Vieni qua. Fai le tue mossettine. Oh, no, 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 no. Fai le tue mossettine. Bravo. falli un po' più vicino al buco. Bravissimo, bravo. No! <ride> Target di merda. Quello è, questo, questo è, questo è il roll di Dark Souls 2. Quello in cui il personaggio va all'indietro a livello d'animazione. ma il corpo va davanti. Io ho rollato indietro. <ride> è l'istinto del Souls player. Cazzo! Pezzo di merda! Vabbè, tanto ho droppato un'umanità da Cabirio, quindi. POG. Eh, ovviamente mi dovevo prendere il coso nel palle, va bene, fantastico. Io mi mangio una caramella a gusto palle. Ecco qua. Un'altra a gusto seconda palla. Sono sempre due. Ha rotolato all'indietro il PG, esatto, avete visto bene. Sì, è successo esattamente questo. Cioè, il PG ha rotolato indietro, ma sono andato in avanti. Oh, io stavo per tornare, ma siccome ho un invasore, gli dico di venire in arena. Se non vieni in arena, non combatto. Samu, <ride> vieni. Oh no, vuole il sexo con me? Non lo avrà. Ma non sta aumentando più il danno, mi sa che non conviene più fare Dex. Ah no, però aspetta, questo è New Game Plus, che stupido. Povero samo. Ehi ehi ehi. Ehi. Tecnica dello stunlock di tortisio. Ascensore che cade. Fottimento! Eccolo qua. Adesso aspettiamo l'attesa è gentilmente offerta dal teschio deforme che adesso leggeremo ragazzi nella mia chat i casi erano due o questo oppure mi mettevo qui e facevo così allora allora eh, oh. allora Come il teschio deforme è un'armatura? che cazzo è? Ehm, continua a cercare non te lo voglio dire Un'arma? Che cazzo è? No Uno scudo? No, 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 no. Cerca meglio delle armi Spoiler Defor mm. Ah Che cazzo il teschio di una creatura non identificata impugnalo come un martello pesante per utilizzarlo come arma, potrebbe trattarsi del teschio di un drago, un esemplare raro probabilmente anche troppo per essere brandito a cuor leggero, quindi è la testa di un... oh è entrato Ajani uh, cosa conviene fare? allora, maestro? allora, allora ascoltami Sì. se devi combattere Ajani mentre io subisco il karma devi combattere in uno dei rituali più cruciali di Dark Souls, okay. ossia usando la gravità, quello che farai sarà anche provare a ingannarlo. Esatto, con l'ascensore, dicevo comunque: eh, questo significa che i teschi dei draghi sono in possesso di questi demoni? O che questi demoni sono draghi deformi? Ma non ha molto senso che lo siano. Perché ho trovato un teschio di drago droppato da quello schifo? Non ha senso. Eccolo sta arrivando Gianni. È sta arrivando Gianni. Siamo. Ah, noi due, Asani. Ok, va in linea retta la mossa di Asani. Una delle tattiche per usare la gravità è avere l'ascensore e buttarci premendo il pulsante nel momento giusto, stando attendo i plunging, per esempio. Ah, però... Eh sì. Ah, eccolo, eh, eccolo, esatto, è bravo anche lui. Eh, lui non potevo... Fuori. Puniscilo ah. quando fuori. Eh, mai. Adesso. Ne faccio una bevuta, minchia con un backstab sì. ho fatto aria. Eh lo so, vabbè, si sì, eh Ajani bing, Ajani. Esattamente. Ciao zia. Mi, mi può plangiare da sopra? No. Ma adesso si suiciderebbe, però può farlo come. Ah, ok. Vabbè, allora intanto recupero le anime. E le porto su. Esatto, ma adesso arrivo anch'io. Così mi faccio evocare. Tanto hai già l'anello di Narhalma, alma, quindi. Ok, adesso siamo tappati. Deve scendere lui con tutto l'ascensore. In teoria. Perfetto. Non me la nulla. E lui non può curarsi, in teoria, no? O forse sì? Lui non, lui non può curarsi, salvo che non abbia miracoli che lo curano. Quindi in realtà potrebbe. Potrebbe. Sì, sì, sì. Però c'è cavolo con un backstab. Hai visto quanto gli ho fatto poco. Quanta vita sì. ha quel coso? Eh. eh. purtroppo è quel tipo di PG, diciamo. È... No, no, no! È già arrivato. No! Oh, già. Ne... Tra l'altro, mentre avevo il menu aperto, esatto. volevo usare il seme di gigante e aggrare tutta la stanza. Ah, oh, era bellissimo! Cavolo. Ah, Però ora potrò mettere il segno. È stato bello. E è stato stavolta... Bello non ci ferma nessuno. È stato bello. Allora, humanities. L'anello già... Oh, lui, no. eh? non, è non è apparso il mio segno. No, non me lo dica maestro. Non è stato invaso di nuovo, no. vero? No, io no, no, l'ho messo il segno, però. Ah, ok, Aspettiamo. vabbè, faccio, faccio in e out, aspetti. Vediamo, vediamo. Ok. Bella. Ok. Sinistra. Oh, perché non c'è il mio segno? Io l'anello ce l'ho ancora, vero? Sì. Uh, sì, mi sembra di sì. No, 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 ragazzi, non voglio bruciare un'effigie, le voglio godere le invasioni. Beh, ho appena cominciato. Per chi si fosse collegato adesso non vi siete persi nulla. Vogliamo fare in ascetico con la peccatrice, mossi dalla convinzione che anche la peccatrice dropperà un'anima pazza e segreta. Con Continua a scendere, ok? Eh beh sì sì, adesso ti raggiungo, metto il segno davanti al... Um... La cosa che ha più senso è... L'ascensore? Questi esseri siano in realtà forse delle viverne deformi che il narratore chiama erroneamente draghi. Ah, Tornando a quello che dicevamo prima. O esperimenti fatti su chi voleva trasformarsi in drago. In drago, esatto, esatto. Ma. Non, certamente non draghi. Ciao. Ok, morti. Tiro su lo scienzo. Lei ha messo segni per caso qui dentro? Eh, in realtà si. Sì. Mm. Aspetti Per provare a nuovo... cambiare divinità No faccio di nuovo il gioco dell'in-out Aspetta. Ok Let's go La vedo mm. maestro La aspetto di sotto Evviva Anzi no 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 perché se no Se no poi È un casino deve richiamare <coughs> l'ascensore Tanto il tempo che tu carichi il gioco io ti ho già chiamato sopra. Yes. S, -S -D. Eccoci qua. SSD S, -S -D. Allora. S, -S -D. Mi scusi Beh. un secondo eh devo fare una cosa per lo sport e per il meme. Mm -hmm. È proprio una testa di... Mmm. Sai che non sembra un... proprio, proprio una testa di drago se la paragono al drago del lago cinereo. Chiaramente, ovviamente no, è una super viverna, non vedevo eh. l'ora che tu la vedessi perché sembra molto l'Elkite Drake di Dark esatto. Souls 1. Sì, 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 perfetto. Dubbio. Yeah. Uh, sollevato. E questo significa che quindi hanno fatto forse qualche esperimento sulle viverne le stesse che abbiamo trovato a Eld. Eh. Eh sì, le viverne sembrano più uccelli rettili che draghi. Che rettili e basta, non so come altro definire la cosa. Allora, andiamo. Colpicino le spalle mentre lo aggro. Ci sono, ci ah, sono. Ah, non è vero perché lui fa attacchi. Fa attacchi. Me ne sbassa esatto. dai suoi attacchi. Bravissimo. Oh, oh no. oddio, oddio, oddio. Non è un buon eh? momento Non no, è un buon no, momento No 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 Non no. ritirata maestro Ritirata Ok superiore. Sì sì ci sono ci sono Ok Combattiamo nell'acqua Così utilizziamo gli incantesimi Stiamo attenti al piromante Nel caso arrivi Ok Ok ora sì, Perché se si fa esplodere è un disastro No cavolo Eh mi ha preso eh, con sì. la tutta... Oddio 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 Attento Bravo attento no. Attento, attento No Sai perché? Cavolo. Mi ha bloccato il tuo pg Ah sì eh Sì ho fatto la rollata indietro. Ho oh, po' block! Ed è finito sullo scudo. E non potevi. Non potevi, insomma, rendertene conto. Stavamo combattendo e la colluttazione ci ha ucciso. Ma, ma li avevamo uccisi questi mostri. Porca di quella puttana. Di nuovo. È vero. Di è nuovo. vero. Again, Però è, cioè, è. proprio un pezzo infame. Mettiamola così. Sì, 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 è molto difficile. Ma ce la facciamo? È più difficile questa della boss fight? potrebbe dire, ma anche secondo me, me la parla, facciamo la prima la boss fight. fight. Oddio, oddio, non perderò le anime, non perderò le anime, non perderò eh, le anime, non perderò le anime. Quelle contro le spese, però. Ma insomma, ho già di nuovo 60k. Wow! Nice! New game plus. Esatto. Cadi di sotto. Brutto coglione. No target, no target come i veri fighi. Tiro sull'ascensore e aspetto il suo segno. No, sono stato in Esatto. Caso. Però tu prova a mettere... Ah no, potrei mettere il tuo segno per... Eh no, dai, dai per speriamo, speriamo. che appaia. Spauna, 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 spauna. Là il segno dell'eroe, il segno dell'avventuriero, del segno maestro. Del maestro, del penicottero, di tutto, basta che appaia. Mmm. Mm. Maestro è un disastro <ride> Maestro è un vero disastro Perché è un casino Se è aggro è la fine Spero che è il nemico sì. Spero che il nemico non sfrutti questa mia debolezza Beh c'è una cosa che puoi fare Cercare di correre disperatamente verso il cancello da aprire mm, Anche secondo me Oh fuck Oh no Oh no No Vai Il nemico mi Cogli le anime il nemico... Non fermati! No, mi sta... non fare cazzate! Non il fermarti. Nemico, il nemico mi sta portando a agrare tutti! Diamine! Bel roll, smart! Oh Cribbio! No, Come no, fare? no, non combattere qui! Non combattere qui per l'amor di dio! Ok. sento uh. ah. Bella. Yes. Bella. Ok. Allora no. ferma. Ah, Fermati lì. Ok. Sei stato bravo. Ti raggiungo. Hai. Senza. Vai, vai. Che cazzo c'è lì davanti? Oh mio dio. Sono due piromanti arrabbiati come il cazzo nella pasta. Oh mio dio. Sono arrabbiatissimi. E intanto ci arriva in chat questo messaggio: Sono ubriaco che siamo in semifinale. zvofliamoci bene, raga, lodiamo il sole. Pog. Perfetto. Pog, fratello. Ho messo il, se ho ho messo il segno. Mm. Perché comunque non appare, mannaggia. Tra Mi piacerebbe molto. Tua, terra. Tra l'altro io sono incinta, guardi, tonte. maestro. Ah, credo sia il seme. Sì, più che altro peccato per Luca Tiel, ma oh, senti. Allora. Avremo chance. C'è un'altra Luca Tiel dopo. No, no, torna indietro. Vai, avanti. non tornare. Eccoti, vai. ti vedo. Eccolo! Maestro. Il segno del maestro. e di legna, il baffo si impregna. Okay, Ma mai messo Dunque. il cazzo nella pasta, ragazzi. Quando siete arrabbiati, provateci. cioè <ride> e Sei lì, sei arrabbiatissimo. Che fai? Boh, cazzo nella pasta. Cioè, è una cosa talmente assurda che puoi farla solo quando sei arrabbiato, allora prendi molto sul serio quei phantom e vincerai. Aspetti, maestro, dobbiamo fare la tecnica del faticottero che è poco aggressivo. Perfetto, dovremmo avere visuale da qui. No! Ho sbagliato tasto! Yes! Venga, venga! Maestro, venga! Ricoroso quello che stai facendo! No, no, oltre il ponte andremo. Mm. Sperando che lui ovviamente ci segua. Dritti, dritti. Andiamo dritti, maestro. Bravo. Ok. È nostro. Un colpo. One at a time. One Bravo. at a time. Eh? Cosa fai? Bravissimo. Yes. Let's go. Guardate che in enrage Cassandra eh, stasera. Oh, aggressivo. Nice. Ooh. Ok. Lui possiamo farcela, eh. Adesso è da solo. Mio! No, sono caduto. <ride> Maestro Joe è l'uno per uno a questo punto. Oh! Va bene! Le ho rubato la nice. kill. <ride> e a che cosa? Vedete? Stavano proteggendo qualcosa, eh? Eh, lo sapevo io. Che la chiave serviva mm. qui, l'ho immaginato. Questa Questo è. è? un cadavere. Cioè, è, o meglio, è una tomba. Cos'è? No, sai che un sembra essere molto è? più profonda di una tomba. È un canale. Mm. Forse è un canale. C'è del, della melma. Però non sembra acqua, sembra proprio melma nera. Guarda, Man lasciamo nera. anche le impronte. Mm. Non è acqua. Andiamo dall'altra parte, maestro. Va bene. Melma Nera, non penso di averla mai vista. Chiave della Bastiglia. Non penso sia petrolio, ragazzi. Pietra liscia e setosa. E basta. Uh, non abbiamo chiusa niente. Chiuse a chiave? No, ma infatti. Non... Cosa sta succedendo? Vabbè. Uh, sì, esatto. Chiuse a chiave? Non. Sono degli Vorrei provare a accenderle con delle bombe Va bene Si allontani maestro Subito Ok prova Ottima B pensata Prova B Prova B Godo 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 Godo. Andiamo dall'altra parte. Eh, certo. Cosa fa? Semplificherà la boss fight, forse? Un po' come il mulino? Ah, quindi al posto di stare al buio, forse. Mm -mm -mm -mm. Quindi era effettivamente petrolio, comunque catrame? Si, sì, qualcosa di infiammabile. Ci siamo, andiamo, maestro. Lei è pronto? La peccatrice in New Game Plus. Ocio. Oh, guarda quanto cazzo siamo chad. Da Ma morire. Porca puttana. Ce lo guardiamo il filmato? Ma sì, dai. Ma certo. Io ci infilerei il pipo. Le fa la luce eh? Pazza Eh sì e eh, Non è più al buio Aia Devo stare più attento Devo stare molto più attento Vorrà il mio sangue Se non starò attento Maestro Le chiedo scusa Per la mia imperizia Ancora una Umba. volta Forza coraggio Cassandro <ride> E questa è tosta Via Ok Sto giro è mia No Troppo presto Bere Oh, attento, attento, maestro Joel. Attacca eh. <ride> Cosa? Maestro, c'è un, un invasore, un piromante, pazzo. Ah! No! Sono scorretti, e fottutamente forti. E io ho pochissima vita. Bevi quell'esto spazio, casandro. No, maestro! Combatte. disonorata oh no 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 mi fa piacere che tu abbia la possibilità di affrontare questa arena da solo molto ah eh okay. ok ecco qua il new game plus della peccatrice è particolare però la lega ancora di più oh, ad Izareth. Certo. Perché ci sono i piromanti. E quindi adesso troveremo l'anima. L'anima della culla del caos. Mm. L'anima della strega. Mm. Lei è. è tormentata perché sente le voci della strega forse. Per questo scrive le frasi. Eh. In. in, in, in... In rune della fiamma del caos sì, certo 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 no che dai. il persecutore è artorias no eh. no però diciamo che non lo richiama granché è vero che è oscuro però però se i peccatori sono posseduti eh Magari è perduta perché è posseduta. Via dalle palle. Ok. Oh mio dio. Chi cazzo è questo? È un invasore. Ciao. Ciao zii. Vado a prendere le anime. Oh mio dio. Ma che Ti odio. Ho perso 80k anime. Perché? C'è stato quel momento che. Non so cosa Magna... è successo. Oh. Cioè, vabbè, 80k anime fatte a suoni di farming qua dentro. Still ti odio. Sì, però. Però esatto. Esatto. Sì, non so che esatto. cosa è successo la combo di Tekken in aria. Devo vai, sempre vai. invocarla, sì? Mm, o oh no? O oh, la faccio da solo. Sì. Ok, ok, ok. Sì, cioè, sì, ho, ho giocato a smash. Sì, cioè, sì, la cosa bella è che siamo morti tutti e due, è stato bellissimo. In realtà, Cioè, in realtà l'ho ucciso e che poi sono morto anch'io. Ora, mm. almeno, almeno le, le 15k droppate da lui le vorrei. Ma continua così, non le prendo. E non devo bere da questi stronzi, mannaggia al cazzo. Perché se bevo da loro è finita. Se bevo da loro è fatta. Ok, vabbè, dai, 20k comunque. Vediamola così. Dai, dai. Momento Devil May Cry. <ride> Tira su, bastardo. Il side B di Cassandro è fortissimo, lo so ragazzi, veramente tanto. Ma questo? Da dove è arrivato? Dal livello prima? È arrivato un ninja dall'alto, ragazzi. E sta pure facendo. Io, ragazzi, skipperoni, eh. Se lei è d'accordo, ha senso, certo. Però Luca, Tiel, il... e eh, prova a farla schippare anche lei. Già che ora puoi evocarla. Perché non c'è? Mm. Non dovrebbe essere qui? Ah, è per l'anello Per l'anello Hai ah, ancora l'anello Dell'evocazione magica Della Disanelle. Dell si Di, sì, disanelle Luca, te andiamo. Mamma mia C'ho tutto appresso Tutto Ricordati il roll dell'esplosivo, eh Vabbè, non ti sa so ancora Ok, ok Oh, eh vabbè Questo lo volevo prendere in faccia proprio Ho pensato tanto non ci arriva <ride> Oh no ma loro sono vivi Ma ah, sì ma non ti aggrediranno in tempo attento che lì vedo una brutta Ma Tiel mi segue Se io entro quello, quello è il mio segno? Sì Oh no No oh, è il mio segno E eh, allora si Preso No è Giorgio no, è Giorgio <ride> Giorgio Aiu io... l'evocazione è fallita No, è Giorgio. <ride> oh mio Dio, è incazzatissimo. Ma che cazzo, ma non mi aveva preso a rollato. Vabbè, Luca, il che cazzo fai? Tanto morirò, maestro, non si preoccupi. Ecco, eh, eh... oh, a posto. No! <ride> mi ha fatto full combo e mi ha arato. Ragazzi, questo boss è forte. Eh, ma non solo, c'è anche la trappolaccia mid fight. Sì, ma è proprio forte, fa un sacco di danni, gli faccio un cazzo, però si fa. E sì, dai dai. No. Hai le armi più 10, sei agile, devi avere solo sangue freddo. Il sì. fatto è che Lucatiel ovviamente gli aumenta gli HP, ma è molto resistente, non è più quella della 1.0, perché se la ricorda. Vai. Ma io schippo tutto, ragazzi. Eh no, è giusto Allora non posso schipparli perché sennò come cazzo lo uso l'ascensore Tira sto cazzo di ascensore Tira, tira, tira Tira, tira Dio, madonna, tira Aia Oddio, oddio, oddio Oddio, 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 oddio Via No No <ride> No No Vabbè in realtà tutte queste anime sono inutili Se solo pensiamo al fatto che probabilmente La peccatrice ne dropperà un miliardo Vero anche questo In New Game Plus Specialmente con l'anello d'argento più 2 Però che frustrazione eh, eh sì Sì sono stato ucciso da merdino piripino Vabbè però adesso ho chiamato l'ascensore Ok, adesso, per schippare sempre, ragazzi, tiriamo sempre sull'ascensore quando andiamo via. Perfetto. Ciao. No, merdone, non prenderai l'ascensore senza di me. No, 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 no! No, no, no! no. Che pippa sono stato, non dovevo curarmi, no. sono morto anch'io. Che pippa, Tottomica, Asceso, è asceso. È no, è okay. Allora, eh, ti dico un dettaglio che mi ero persino dimenticato, mea culpa. Sono molto fragili le piromante. Quindi vai tranquillo perché se sei aggressivo, le scoppi. sono molto fragili anch'io. Maestro, vero, anche questo. Ma, Bene, io mi rifiuto di cambiare arma fino a che non raggiungerò un certo punto della trama. Userò questa merda fino a che sarà necessario. Maestro, vincerò io. <ride> Però no, perché altro non, non posso sì. skippare questi? Skippare questi significa rischiare di morire. Gli altri sì, ma questi no. Esatto. Bravissimo. Luca Tiel ti aiuterà terribilmente contro quelle creature. Anche la Madonna credo mi aiuterà. <ride> Andiamo. Ok, vuoi fare il sexo? Vieni qua, a sexopoli, vieni no dove... Uh! mamma mia sei un vero duellante delle ombre mamma mia tira su sto cazzo di ascensore ragazzi è un'ora che siamo qui eh ci sta, ci sta. È posto sto posto. Lo è. Bene. Adesso lo facciamo risalire. Lucatiamo. E entriamo. Ma un cazzatissimo. Ora, ora. Perfetto. Lucatiel. Muoviti Lucatiel, porca puttana. Vabbè, tanto entrerà. Perché gli altri mostri non potranno entrare, ma lei sì. Esatto. No, il fantasma di Luca te l'è stato sconfitto, sarà a causa di... Sotto. No, mazza, sei buttata di sotto in un'infermiera. Sei sicuro, sicuro. Eh, il cazzo, ragazzi, il cazzo. Dai, 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 dai. Ce l'avete presente, il cazzo? È quello che mi spetta alla fine di... Ma, ma... ma che range ha sta, cazzo, di spada? Eh, ricordati che le hitbox non sono esattamente quelle di Sekiro Sono quelle della culla del caos, è un'altra citazione. <ride> eh ma io non devo rollare a cazzo Qui io sto anche sbagliando tutti i roll. Via Ok top Il fatto è che mo arrivano gli stronzi No, c'è anche un attacco ulteriore a volte. Niente, lo sbaglio sempre, sto roll. Emo, muoio. Non è detto, non è detto. Questa è un'ottima finestra per bere. E... Non capire come cazzo fare sto roll mi fa incazzare. Come si fa a fare quel roll? Eh, no. Quando Ho carica quello... Lo carica quella... Quella fondo. Eh no, 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 no. Bene. Ma arriva la fondo secondo me. Eccolo. Lo, lo rollo all'indietro. Questo qui lo rollo all'indietro per ora. Non è worth it. Ti mi le cure se continua così. Niente, mi ha rollato Via Via Che top No, fanculo Via Mio Bel danno Via Bere Via Mio Rolla lì indietro Sì, godo No, ma non è... Ma che cazzo mi ha rollato? P-doppia... P-doppia bevuta. Via. Cazzo, sta a fondo l'odio. Porca puttana. Vieni qua, vieni qua, piromante di merda. Ma non posso perché ci avrò sicuramente Gianna alle calcagna. Ok, a fondo arriva. Perfetto. Stai Andi... molto attento, è che questa è la parte più difficile dello scontro. E dei forse di quasi tutti gli scontri di Dark Souls 2, quindi... Ok, ok. Oh, meglio. No. Vedremo. Via 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 via. Via via via. Bravo. Cazzo, sì. No, Non è morto. Non ci posso credere che non sia morto. Porca la puttana. Ma tutto sto cazzo so di gioco con i Porca puttana di mostri a uno di vita. Dio. Di un dio degli dèi. Degli dèi. Degli dèi. Io di un dio, di un dio, di un Penso dio. Pensa quanto stanno ridendo quelle merde di guardiane di merda. Dio, stronze. No, non, non volevo dire un'altra cosa, ma <ride> non lo dico. Ok. Ancora. Again. E ancora. Fottiti. Ora mi fa plunging e mi ammazza. E Tonia falso finale! <ride> sì no davvero? Cioè, veramente non è possibile. Luca Tiel, ce la possiamo fare. Credo in te. Non morire. Sei riuscito a sconfiggerla tu, sì, vabbè, ma figurati nel senso... Troppe botte ho presa per quello che avrei dovuto fare. Ah, ok. Vai, ho messo il segno. E me lo fa fare in realtà perché ho quel. Mm. Forse sì. Luca, Tiel, ti fare. prego, devi fare una cosa: andare dritta. Luca, ti devi andare dritta. Ora il fantasma e Luca, ti è stato sconfitto. Ma che cazzo. Ma che cazzo ha fatto? Ma che era quella mossa assurda, quella finta sgravata pazza? Ma dov'è Lucatiel, Tra l'altro? Dov'è eh, Lucatiel? Lucatel? è un'ottima domanda. Ah, ecco, ecco, è arrivato. Ok, dai, 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 che questa è vinta! Mm. Usa la sua distrazione. Beh, obiettivamente Così, è un po'. Così, Così! Le semplice. armi più 10! Mm. Oh, Anche Madonna. la sua è più 10, secondo me. <ride> Lucatiel. Non fa stupida stasera. Ok. Spongi... No, spongi, Bob. Attenzione. Via. Fantastico. E qui ti prendi la doppia sforbiciata tortisiana. Quasi tripla. Uno, due. Adesso arrivano i Piro. Cazzo. Ecco i Piro. Io vado sui Piro, Lucatiel. Ora puoi farlo eh, finalmente. Eh ma porca puttana, sti cosi doggiano. Ok, questo ha appena castato. Andiamo da lui. Dobbiamo andare da quelli che hanno appena castato e punirli per il solo fatto di essere vivi. Mio doppio morso. Sei morto. Luca, ti è l'arrivo. No, scusami. Non farla morire. Non la farò morire. Però ah, anche lei stronzo. deve cercare di non morire. Cioè... Sì, esatto, almeno un pochino. So, non devo essere così aggressivo però. Dai col dippi. Dai, via. 50%. Via, via, via devo bere. Via, 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 via. Luca, ti okay. non morire. Vabbè, no. non preoccuparti, lasciala fare. Lasciala morire. Cerca di vincere. No. È tua. La vittoria no. è tua. Attento. Abilità, no, non ti preoccupare, non succede nulla. E si recupera con Luca Eh, mi ha preso, mi ha preso Parzialmente sì Via. Ok ottima, ottima, ottima mossa Eh no Madonna quanto poco end lag hanno i suoi attacchi Via, eh, questa eh. è mia Vedi 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 che lui riprende subito cazzo il ritmo Eh sì È bravissima la peccatrice Ok cura nel momento giusto bravo Eh lo sapevo Che sarebbe Bella lì. due via sono stato troppo gridi eh. troppo gridi troppo gridi okay, però mi posso okay, curare ok ok per un pelo perché se ti colpiva adesso ok ok di strategy, di strategi. usa anche il morso piuttosto che due attacchi ora morsetto è tuo ci siamo ci Ma siamo difende mamma mia Eccolo! Stance Firenziana. E Gug. Urrà per vittoria. 96.000 anime. Oh! 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 Ho una domanda. Mm -mm. Teoria confermata. Effettivamente c'è Aisalet. L'antico re. Quindi... È Gwyn, effettivamente. Potrebbe mm -hmm. anche non esserlo. Vuol dire che c'è un'anima di Sith. È probabilmente nel Crea Chimere. Che abbiamo incontrato... Assieme all'uomo scorpione. Possibile? <ride> allora... E... Andiamo dal putrello. Non sappiamo, perdonami, aspetta, aspetta. Non, non leggiamo? Sì, sì. Um... Vuoi leggerle tutte insieme? Sì. Preferirei godercela cos'è? Perché mancano anche i quattro re, capisci? Vero, ma i quattro re, no, avevano soltanto Frammenti dell'anima di Gwen. quindi se l'anima di Gwen si è ricomposta, hai a ragione. Modo suo... Hai ragione. È vero. Però anche sit però anche se. E infatti. Il dubbio è: ci sarà, non ci sarà? Perché, se no, sono solo tre. Esatto. Gwyn, Aizalit, Nito. Eh. Ma allora il gioco è finito. Finito. <ride> Bene, eh, dopo sta <ride> cazzata. <ride> Tranquillo è decisamente. Una cazzata. Un argomento delicato ah, no. che. Avremo modo di affrontare a tempo debito Sì manca il nano furtivo ragazzi Ma il nano Manca Manus allora Oddio ci sono i figli eh, dell'oscurità sì. Intanto 110k goduriose anime Sinceramente pensavo che ci sarei stato di più Davanti alla strega Decaz in Bolg. Mm. Questa battuta ti ha stranito Axel Mi dispiace stia stranito eh sì. allora, perché non c'è il segno di lucatile Dov'è? ah perché non lo so dall'ascetico no dov'è la tipa ah sta qua ok the... The... è tutto finito ragazzi lo so lo so <ride> Ma smettete di dire cazzate <ride> 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 Sapessi. La mia chat a volte prendeva dei nomi e creava opere d'arte, non sarei mai stato in grado di partorire. Mi allora. dicono, maestro, che se lo dico ancora una volta, dovrei essere punito da lei, <ride> XD allora, XD, ovviamente. Eh, XD deve però in minuscolo, ok? Certo, allora. Sì, sì, tra l'altro esatto, siete tutti accaniti. No, non va bene. Allora, andiamo dal putrido viaggia pestopoli ho 12k anime ma i veri fighi se ne fottono i 12k anime andiamo giusto i veri fighi poi stanno anche attenti a non avvelenarsi però Cassandro non sempre è un vero figo Lucatia si poteva prendere anche qui. E. Ma c'era anche Reil timido, cazzo. Era. Ah, no, voglio usare anche Reil il timido. Aspetta, ma prima devo usare l'ascetico, sono un coglione. Giusto. Vabbè, ho perso. Ho pers sono morto senza l'ascetico apposta. Devo usare l'ascetico. E poi. Sì, magari... ma nel falò in fondo, non lì. Ah, non qui? Ok. No. allora non so se evocare mi servirà qualcosa ah ma lei non viene lo sta facendo da sé no no io, io, io vengo io, io oh Gesù Santo Lucatier inutile è? creatura è morta? diciamo di sì diciamo anche di se sì. io non ci sono molto lontano aia aia tanto l'importante è che sopravviva a te Aia, aia, ma che palle sto posto, mamma mia, non mi è mancato per niente, porca eh, puttana eh, eh. Vabbè, ho preso le anime e poi muoio. Ray, scetati. Ok, perfetto. Bevi, bevi, bevi. E adattati, muori, muori. Ma tanto di devi, devi usare oh. l'ascetico, quindi Ray non serve a niente. Ma era questo Ray? Mi ha salutato e, mentre morivo. Sì. sì. Ah ma ho già il teleport per quel falò Sì te lo stavo per chiedere Infatti ah, perché allora Perché sto facendo H questa cosa meet, Eh non oh. lo so Ah ok Io pensavo di non avere scelta <ride> uh, Camera segreta Aspetta eh che metto il segno anch'io Ah no quello era aiuto. profuso Ok Ma poi è il soul memory Ehm uh... Ora te lo dico. Ah, e di te burro fuso. Ciao bello. Uh, ho 2.163k. Ok, dai, dai, siamo sicuramente in range. Dove stai andando? Che fai? Ho sbagliato di Hai nuovo. Hai la lascetilo. Oh no. Che stai, che stai facendo? Dove vai? Che stai facendo? Non è qui. <ride> Maestro, non mi ricordo un cazzo. Sta. Ah, perché, perché è quello il falò dove devo ascetizzare? Mi sono sì. confuso con questa storia del. non puoi teletrasportarti in un falò primordiale. Ma questi boss sono quelli del falò primordiale. E quindi voglio ascetizzare su un falò primordiale che, Dio Cristo, non esiste. No, 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 ok. No, non morire. No, non muoio, non muoio. Recupero le anime. Adesso devo tornare al falò di prima, e poi teletrasportarmi. Fra, mi sono rincoglionito il vaccino, ragazzi, il vaccino. È il vaccino. È l'effetto del stai vaccino. Eh, e andare... eh, ma non so come Fida, tornare a quel falò. Fide, fidati di me. Ok. Fai 180. Curati. Aspetta, guarda. Vabbè, guarda. ormai ci sei. Capito. Adesso sei. faccio qua. Viaggio. Vabbè no, in realtà hai fatto una cosa caddissima. Nel senso che... Ok, vado qua. E ascetizzo questo, giusto? No. Ah, no. sì. Oh, oh, che paura. Che... Ti ho visto lì seduto e ho detto. Sta qui. usando l'ascetico. Sì. Camera segreta. Ascetizzo sì, qui Sì, sì, Scusatemi Che cazzo, che paura Mi hanno ammonito i miei utenti Nito uh, Benissimo, ciò che è stato fatto non può essere annullato Comprese le stronzate Allora, Luca Tiel, eccola qua E Dracula No, ma io voglio il maestro No, perché non ci sono io? Eh, voglio giocare un po' col maestro Ogni tanto, mi farebbe piacere Eh, ma... Boh Uh, mh, metti mettiamoci Mettiamoci l'anello. vediamo un po' Nuziale, mettiamocilo anello del, uh, aspetta eh vediamo un po' De, della, fortuna, della fortuna va bene che la fortuna sia con noi amico uh, esatto palle uh, ecco qua ci sono Beh, Evidentemente non io no aspetta aspetta tecnica aspetta aspetta no draychan non sei tu aspetta questo sì sei, sei tu Godo. Eh, ma mi sa che fallirà perché ho deciso di togliere. Ha ah, funzionato! Godone. Ok. Ha presente così. Il mio il segno Godone? è svanito. <ride> <ride> ok. Anche lei. mi a bannare. Eh, esatto. <ride> no, ma si... lei si deve autobannare in quel caso. Di, di brutto. Eh, sì. Di brutto. Allora. Allora. Eh sì, sì, mi sono un po' rincoglionnito, ragazzi. L'abbiamo già detto prima. Despanito De span... Ok, basta. <ride> basta Aspetta, ma devo andare qua di sotto, no? Era partita così bene. Sì, vai. <ride> 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 eravamo partiti così forti. Luca, Till. Per favore, Non morire a destra, vero? Ok, sì. Ok, per una volta in fondo. Oh, no, che palle. Chi è questo? Chi è? No è Giorgio Di nuovo Ma perché c'è sempre Giorgio Davanti a ogni boss fight La sua è brutta saltala <ride> Va bene va fuori culo vai Boss di merda No è putrido Stai full che ti shotta eh Va bene Cioè no magari non proprio ti shotta Perché tu hai più HP di me però Occhio io lo sciotto, maestro. Lui è un pezzente e basta. E deve prendersi il morso. Guarda. Aia. Madonna che male che fa. Madonna che botta. Pre no, 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 non mi ammazzare di nuovo, Lucatiel, Ti prego. No, deve vivere. E Distraiti! Picchiato! Io picchia sto cercando noi. di farmi picchiare. Ecco. Mi picchi. Picchia a me che ti faccio non, il morso no, costante se no Non guardi Luca Tier Non guardarla No sul fuoco te. Ci sono ci sono guarda, guarda. No oddio oh, Vabbè non importa non ha preso Luca Tiel, Va bene così. È che Luca maestro Maestro non lo faccia girare su no, Luca lo fermo! No ancora Si è fermo ancora Si fermo figlio, ancora 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 Attenzione Vomito il vomito Ce l'abbiamo fatta Il damaggio Luca, Thiel, vieni qua. No, dove vai? Anima del pudrido e anima dell'antico morto. Leggiamo. Ora sì. L'anima dell'ineffabile. Dunque, l'ineffabile non è tanto come avevo eh. peraltro presupposto all'inizio. Della diretta non è tanto. E in realtà anche nelle scorse non è tanto una persona in sé, ma un intero pantheon o addirittura un'intera storia. Eh. Quest'anima a un tempo magnifica continua a esercitare una certa influenza sul regno. È eh. identica: sì, il punto è che le anime dei lord sono talmente grandi e forti che continuano ancora oggi a esercitare un'influenza sul regno. però la cosa si spiega solo col tempo riavvolto su se stesso eh sì per forza ah, non solo il tempo ma il fatto che evidentemente queste anime non sono riuscite a rimanere ancorate al fuoco e si sono ricomposte nel mondo a causa della stagnazione esatto e è un po' il contrario della stagnazione diciamo che su questo ne sì. dobbiamo riparlare però va bene, ne riparleremo ne riparleremo davvero questo sarà molto importante da, da discutere anima antico non è il storia. momento anima antico re e anima antico morto in teoria ci mancherebbero i re ma come dicevi tu e Sith sono Sif. parte di Nito e parte di Gwyn di, di Gwyn Sif. e Sith idem compatate però sono parte di Gwyn anche è parte di Gwyn anche l'anima di Sith eh. però esistendo allora. un creatore di Chimere all'inizio ho pensato potrebbe. che potesse essere uno studioso e invece, magari è proprio è influenzato, influenzato dall'anima esatto, anche lui sente di aver perso qualcosa a causa dell'influenza, della pazzia e dell'invidia di Sith, potrebbe, potrebbe. Allora, fai una cosa per me. Vai a Majula e vediamo se quel dialogo è accessibile. Cosa che credo. Quel dialogo abbia... che mi dicevi sarà importantissimo. Sì, perché il l'innesco ufficiale no no vai verso il faro primordiale che ti fai? Ah, cioè è vero uh, l'innesco è un altro ma penso che si sia comunque attivato allo stesso modo perché sono congrui diciamo vediamo come no non è qua godimento è massimo andiamo ok allora parliamo con Shalquar non saltare nulla perché potrebbe partire il dialogo figo vediamo un po Anzi, uno dei, piano di fine. Livello dopo, tanto è uguale. Yes. Eh Almeno sì, che adesso Shalquar non diventa tre... un boss. Ora ho uh -huh. tutte e tre le anime dei dei antichi di cui parlava. Eh sì. No. Shalquar è di qua. Sì. Ah, Sei gatto. Stavo ok, oh, okay questo il giochino. No, La have a <ride> Anche tu. the type I'm quite fond of. <ride> e parlaci. Made with the man by the sea? No, allora, va bene. L'innesco volta... è uno solo. L'innesco è uno solo allora. Lo raggiungeremo questa settimana. Molto probabilmente. Ok, not yet. Not yet. Livella pure. Ok, livella pure. E vediamo. Forse manca ancora quella che ti dicevo. Quella di Sith o quella dei re? O entrambe? Però, Però tra... interessante. Tra tutte ti direi Sith. Perché i re sono collegati all'oscurità, quindi è un'altra storia. Tiriamoci su ancora un po' di forza. Ah, aspetta, facciamo così. Much, much better. Bella lì. Abbiamo livellato un bel po', eh. Aspetta, che compro anche al solito gli strumenti. E adesso, quindi, abbiamo fatto tutti gli ascetici che ci eravamo preposti di fare. Dunque, sì. dobbiamo avanzare, ma dove? Allora ci sono diverse strade. Sto pensando perché che la principale è ovviamente usare un grande profumato. Tra l'altro. Indietro eh, nella intro. Le, altre le altre strade erano proprio il um, andare a sbloccare i rami profumati, esatto. E invece tu stavi dicendo perdonami. Proseguire oltre Naska, la scorpionessa ah, giusto? Oddio, sì, sì. Perché Sit è lì dai, Sit lì, ragazzi. Sit è lì. Mm -hmm. lì, dai, sì, 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 sì. sì, sì. Allora dobbiamo andare... Ora ti dico subito dove... Che devo trovarlo... Dove cazzo sta? Via di passaggio, non è foresta dei giganti, non è Heid, non è cattedrale del blu, non è il pontile desolato, non è la bastiglia perduta, non è il pinnacolo, non è il campanile, non è il boschetto del cacciatore... Non è il purgatorio, non è la valle, non è il picco terrestre, tutte... Boschi ombrosi, tomba dei santi, scolo. No, è boschi ombrosi invece. E boschi ombrosi? Sì. Vabbè, giusto, 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 giusto. E devo andare in questo falò, corretto. Perché ora mm. pensavo alla nebbia lì. Ma in realtà, oltre sì. la nebbia, sopra, c'è cioè, dove dobbiamo andare. Esatto. Giusto esatto. Giusto. esatto. Ah, tra l'altro, aspetta, c'è anche la porta che mi avevi impedito di fare. Vero, vero. Però vabbè. Però. Credo che proseguire in questa direzione sia un'ottima scelta Lei era di qua Andiamo Vero vero questa strada me l'ero completamente eh, grazie dimenticata Grazie a Prud e a Paride per il raid Benvenuti eh, ragazzi Grazie ragazzi benvenuti Benvenuti a tutti Allora... Perché c'è di nuovo la nebbia? Non ho idea del perché ci sia di nuovo la nebbia. Eh? Non ho la più pallida idea del perché ci fosse ancora Ma la nebbia. Ma sei serio non o stai ho... trollando perché c'è qualcosa di... Sono serissimo, non ha assolutamente senso. Non ho la più pallida idea del perché ci fosse la nebbia. Ok. Quell'oggetto non so come prenderlo. Lo, lo... Ti lo raccontai, ma non puoi più farlo. Ah, cioè è vero doveva romperlo lei. Esatto. Eh no, ma anche se lo avessero invaso, non, non dovrebbe poterla superare o No, infatti, o infatti. No, no, ma non sono invaso. Oh. Allora, metto il segno, eh. Tra poco. Tu prosegui che ora sei blind, quindi... Mm -hmm. Ah, se, ah può superarlo in Dark Souls 2 Quindi puoi superare Quindi puoi Ah ok nice Non penso ci sia niente ragazzi Parte di Farros. Ma Farros è una persona. Quindi non era una persona ma un popolo, un po' come tutte le descrizioni di questo... O comunque un posto, come tutte le descrizioni di questo, di questo gioco. Farros il vagabondo. Farros era un leggendario viandante che creava marchi ingegni per aiutare chiunque ne avesse bisogno. I suoi viaggi lo portarono in così tante terre che a Farros sono state erroneamente molte, attribuite molte invenzioni create da altri. Porte di Farros, eh, però, cioè, non penso le abbia, cre le abbia create una persona solo, sola. Queste porte, comunque, questo posto. Quindi, forse, forse ha avuto un'influenza sull'architettura sull del ruolo? Del... Esatto. Forse gli hanno dedicato una città? Gli elefanti sono a Farros dunque. E infatti c'era un elefante forse proprio dietro un farrossino alla bast... No, era dietro un ramo profumato. Esatto. Sotto la basti... sotto um, Heid. Sì, sì, vicino, vicino il pontile. Il falò del pontile. Elefante, Tra l'altro... Ah, niente. No. Qui è pieno di piccoli segreti, è un luogo che riconoscerai simile a un altro tra un po'. Ok. Pietra prismatica. Mi fermo un secondo ad osservare se... Ma devi, ma eh, sei blind in un'area nuova, cioè... Ci mancherebbe altro. L'architettura è bizzarra, non è niente per ora in realtà eh, di familiare. Magari lo sarà più tardi. E, ehi! Non sei tu però. Eh no. Non, non sei il mercante. Non sei Gimli. Perché sei aggressivo? Cosa vuoi da me? Prenditi il sacro backstabo. Allora, la pietra di Farros è... Obiettivamente una pietra che, inserita in una bocca altrettanto di pietra, riesce a generare una magia e rivelare luoghi nascosti, ok? Sigillati. Questo se potrebbe essere un luogo fatto dello stesso materiale della pietra di Farros. O forse la pietra di Farros non è nient'altro che una pietra di questo posto incantata? Perché sembrano proprio loro, vedi ah. la texture? Si, sì, lo sembra tanto. È anche vero che in natura esistono rocce di questo tipo in poche parti del mondo, forse una sola, credo, non ricordo a livello di cultura generale come si, chiamasse, okay. o come si chiamassero, però esistono rocce di questo tipo anche naturali. Tuttavia Faros potrebbe aver avuto, magari o nascita qui ed essere diventato così importante da riceverne il nome, certo. o oh, guarda un po' quella galleria, non ti ricorda nulla? Oh shit! Guarda Intanto il rifugio po'. di Girm. I Girm erano quegli esseri imprigionati. E... Deformi, ritenuti deformi comunque brutti da, dagli umani. Mi ricorda il ratto. Esatto, sì. C'è un altro, un altro luogo... popolo dei rattili. Beh, esploriamolo a questo punto. Anche se c'è un... Esploriamolo. Super... Vai pure, io ti seguo. E anzi, ti darò una piccola dritta tra un po'. Guarda Quando sarà il Che è bel momento. posto però Ma che cazzo C'era un topo incazzatissimo Sono stato evocato come spirito grigio Nani the fuck Oh Quindi questo Come segni... l'ultima volta Sì Che qualcuno vuole sacrificarmi Qualcuno Vuole uccidere Sacrificarti al uh... Al dio ratto Re ratto Esatto Sì al re giusto non dio Ciao Alexander Vuoi fare il sacrificio? Ah cazzo lui vuole farmi uccidere dai mob in maniera abbastanza pirotecnica, ma non ci riuscirà. Attenzione, uh, lancia dell'anima. Guarda, è un warlock. Vuole farmi finire dai tizi con l'acqua alta, tra l'altro. Eh, lo vedo. Infatti, cammino malissimo. Ah. Prima o poi mi avrà se continua così. Ah, devo perdere la visuale su Alexander. Non devo, eh, lo sapevo io. Non dovevo eh. curarmi stavolta. Ho perso, Sono sta ma non perdo le anime quando succede questo? No, non perdi mm. nulla. Mm. Non dovresti, sei stato evocato altrove. Oh shit. No, no, infatti non ho perso niente. Ok. Oh, sti ratti mamma mia, sono infernali. Si lanciano contro di me. E mi fanno un sacco di danno. E in più mi mettono anche un debuff o più di uno. Peste, pietrificazione, tipo. Sì, eh sì, no, no, questo è un posto infernale. Dark Souls 2 ormai hai capito che ha delle aree che sono challenge a livello proprio GDR. Sì, sì. Sì, però me la devo studiare qui, ragazzi. Porca puttana. Ok, è morto. Ora possiamo occuparci di Giorgio. Perfetto, è lentissimo. Questo è uno dei nemici che meno mi preoccupa della storia di Dark Souls 2. Benissimo, maestro. Osserviamo. Osserva, osserva assolutamente. Guarda che architettura verticale. Sembra un'opera di Neil Gaiman sto. Posto, guarda, vedo una pietra di Farros in lontananza. La vedi? Eh, maestro? infatti, esatto, si vede. Però c'è qualcosa che che la protegge un altro nano. Ma non sembra tanto nano, sembra gigante in realtà. Quindi i faros era un girm. Un'altra pietra di farro! dio tante pietre di Farros! Chi è? Ora l'hai notato, sei circondato. Sei circondato, e anzi. Una sola di queste pietre di farnese nasconde un segreto incredibilmente prezioso. Le altre Io sono, da sono qui. invece, sì, le altre sono invece no? flevur e trappole. Ascia dei Ghirm, no, non ero venuto da qui. Te la farò... Ah sì, perdonami, scusa, pensavo che ti fossi girato e stessi tornando nel tunnel. Ti dico, tu esplora, non certo. ti dirò nulla fino a che non sei veramente al limite. No, e io devo però trovare il luogo dal quale sono venuto, che credo sia quello. Esatto, esatto, è giusto. C'è quel buco perché altrimenti non capirò mai. E eh, ragazzi, quante pietre di Farros ho? Perché non ho infinite prove, capite? Le proverei tutte, ma ne ho sette. Ho allora, tante, però. Per me queste non servono a nulla. Qui c'è una porta. È una trappola. Però proviamoci, dai. Forse questa l'avrei infilata se non mi avesse dato un consiglio il maestro. Ah! Ma, e, e invece funziona. Allora... Ne mancherà solo una poi? Sì. Quindi ne mancherà una per accedere. Alla strada finale, ma qual è? Vabbè, intanto continuiamo a costeggiare. Uh, c'è un'altra stanza qui. Molto bene. Abbiamo altre farros al piano terra, controlliamo. Intanto, erba ambrata. Questo che cos'è? Resident evil 8? Guarda, altre farros lì sopra. Vista. Oddio, c'è un personaggio là. Ah, è un altro, è un altro nemico. Ok. Ryokai direi che non c'è altra stanza, amici un loot lì ma l'abbiamo appena preso quindi la prossima farros da azionare è effettivamente in un'altra stanza magari accedendo a questo piano superiore e lì dovremo trovare l'ultima ah no però aspetta aspetta aspetta, 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 aspetta 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 guarda lì guarda lì ah trovata <ride> found it bravo Eh, c'ero passato sopra, ragazzi, ma non l'avevo vista. Ok. E? Fantastico. Lancia di Santier. Ok, è tempo di leggere un po'. Esatto. Abbiamo preso due cose importanti. La lancia Di un nuovo personaggio che non conosciamo. Dov'è? Lancia di Pate. Lancia dell'ammazza draghi. Dov'è? Ah, intanto l'ascia dei Girm. Un'ascia utilizzata dai nomani di Girm. A prima vista, quest'ascia può sembrare grezza, ma un accurato esame si può notare la fine arte dei fabbri Girm. Piuttosto pesante per un umano, ma brandita con slancio sprezzante dai guerrieri Girm. Sono stato evocato come spirito grigio, ma io voglio leggere la lancia! Dov'è tra l'altro? Mannaggia al cazzo, non la vedo. È passato su tutte tranne su quella, ragazzi, E l'avrò schippata. Lancia di Santier. Bomber BD che però è al piano di sopra. Quindi come farò? Ok. Vuole vedermi lottare contro di loro? Ahia. Yeah. Aia, eh, penso che durerà poco. Perché ho preso degli sganassi importanti da Giorgio. No, ok, forse no. Eccolo qui il bomber. Via! Se avessi avuto una spell asianica sarei già morto. Uh -huh. Non ha grandi PS Bomber Quindi probabilmente farà tanto danno con le magie Non mi devo far colpire dalle sue spell O sarà la fine Perché con questo frustino non mi fa molto Ah! Vai 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 Ho provato a perriarmi bravo Me lo dovrò aspettare presto Allora un perri Aia bel range Ah, via. Oddio. Oddio il veleno. Ha un sacco di spelle. È un mago sto tizio. Non sto riuscendo a toccarlo. Eh ho provato a bere ragazzi ma... Oh, uh, preso. Uh, eh, però tanto può bere anche lui, eh. Eh, c'è il mostro. Preso. Ah, no. Dovevo approfittarne. È molto fragile. Vai, vai. Oh mio dio, cosa sta per fare? Mannaggia. Sta cazzo di acqua. Uh -huh. Mio. Ah, oh, cazzo, perché ha preso il target sbagliato? Fuck. Me la sono bevuta sarebbe avuto anche lui giustamente. Però ha preso il vortice di lame. Siamo pari. Almost. Sì! Mamma mia! Sì! Obiettivo distrutto! Che bella yeah. fight. Che bella fight, Se prova un boss anche lui con questa armetta e le magie. Ah, e droppano pietre di farros. Tutta lor, tutta lor ragazzi. Una pietra di far rossa Godone, godone. Molto bene. Stavamo dicendo. La lancia di Santier. Stavamo dicendo la lancia di Santier. Santier esatto. si chiama, ok. Uh -huh. Lancia di Pate. Lancia dell'ammazzadraghi Draghi. Lancia... Oh, eccola qua. Lancia che apparteneva a una statua di pietra. Secondo un'antica leggenda locale, per sconfiggere Santir, la statua animata venne utilizzata una grande lancia che si tratti proprio di quella lancia, ma sarà difficile utilizzare quest'arma come una lancia, la tua unica possibilità è brandirla come una clava. Per sfondare la testa agli avversari. Quindi Farros non era solo in grado di creare marchi che reagiscono uh, all'inserimento di una pietra, ma anche golem. Perché una statua che si muove, mi fa pensare a un golem. Prova ah, ad equipaggiarla. Provala. Come no, certo. E eh però... Devo prenderla, magari. Eccola qua. Oh, oh, oh! Eh. È proprio una statua di pietra... Che è stata trapassata da una lancia. Riesco a utilizzarla a due mani. Beh... Posso provarla? È la chicca che... Volevo dirti, perché questa necessariamente va detta... Specialmente in un contesto di una run come questa, okay. è che è un'arma molto speciale perché, come alcune chicche a Dark Souls 2, ha un effetto unico e per ottenerlo devi fare una cosa unica. Vista la descrizione, che ti fa quasi supporre che quest'arma un tempo fosse una lancia molto forte, ma che dopo sì. aver combattuto contro quella statua si sia sì, in sia qualche modo danneggiata, sì. vedi que quel, ma quel macigno che ti costringe a utilizzarla come clava, si può distruggere. Ah. Se tu rompi l'arma cambierà e Diventi... ah, ok, ok. E quindi sì. per sempre si evolverà in un'altra arma. Si evolverà in un'altra arma, sì. però non so. Mi piace averla così. <ride> Anche questo, infatti, è molto figo. Voglio provarla in un combattimento, poi torniamo alle sciabole. È che ha un muset stranissimo. È, la... è larghissima e lunghissima. Ero mo anche molto lenta. Non proprio un'arma tortisiana, maestro. No, no, no. Per niente, per niente. Non proprio un'arma tortisiana. Lì prendo le mie scimitarre. Eccola qua. Bevo. Ok. Qui c'è qualcosa? Qui neanche. Mm. E quindi? Come faccio a progredire? C'è una pietra di Farros che non ho visto? Come esplora, esplora. Ad andare avanti. Allora. Esatto, guardati intorno. C'è un di sopra, ma come lo raggiungo? C'è un piano di sopra e l'ho visto anche dall'altra parte. Eh, ok, okay. ti posso dire che sei molto vicino alla soluzione, ma. non Ma anche interpreti. molto lontano, ok. No, 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 sei solo vicino. Ma non l'hai interpretata, mettiamola così, ho paura di quello E la pietra di Farros utile, l'hai già trovata. Fanculo. <ride> Comunque non tutti i Ghirm sono uguali. No, dipende appunto anche dall'equipaggiamento, mm. esatto. La soluzione l'ho già trovata, ma non la sto interpretando Sciutato. bene. Sì. La soluzione l'ho già trovata, ma non la sto interpretando oh, bene. Oh, sì, sì, ha un soffio. <ride> sì, più volte. Che cosa è successo? Maestro. Ah, cioè, Maestro to Dark Souls. <ride> Maestro Pog. La soluzione l'ho trovata, ma non la sto interpretando bene. Sì, esatto. La soluzione l'ho trovata, ma non la sto interpretando bene. La soluzione l'ho trovata, ma non lo sto. Sto impazzendo, ragazzi. <ride> Quando vuoi l'indizio te lo do. No, eh. non lo voglio, non lo voglio. Ma no, credimi, è una di quelle no, cose. Basta, no, ragazzi, no, basta ragazzi, basta, giocare come spirito grigio, basta, devo <ride> esplorare, per favore. Poi ci credo che non mi rendo conto di niente. <ride> ok. Dov'è? Dov'è questo bastardo? Dove sei? Eccolo lì. Minchia, un Dark Wraith. Dove va? Dove sta andando? Ok, ok, perfetto. Ah, beh grazie <ride> zio. Interpretata. No, ho seguito lui. Vabbè sì A modo tuo interpretata <ride> Combattiamo adesso <ride> Combattiamo Dove va Soul? Ma dove mi stai portando? Mi stai facendo rushare tutto il livello No no infatti Infatti non farlo Eeeh io non voglio lasciare tutto il livello Ragazzi eh, sono un po' confuso Che devo no, fare? non maestro? deve farlo Non deve farlo no ma eh, eh, allora, cioè. eh sì, mi faccio ammazzare Mi ha indicato la via, ma poverino, sei stato brutale. Eh, ma se non lo ammazzo, rimango qui. Questo non è il mio mondo. Non è il mio livello. Esatto. Non ti... Cioè, ti può indicare la via. Va bene la eh. scala, ma basta. Cioè, <ride> non tutta la mappa. Ok. Io non avrei mai capito che questa fosse <ride> una scala, maestro. Mai. Eh, beh, è un po'. Un po' beh, è fusa nella pietra. È fatta di pietra, no? Barriera contorta, leggiamola subito per favore. È, una, è un malocchio, è una maledizione. È un malocchio che distorce lo spazio. Per un breve istante gli incantesimi vengono deviati. Ghigli ha il fatto e non accetto mai alcun apprendista. E Franco sta arrivando, scusatemi. Prendi il sacro backstabo tortesiano. Dicevamo. Ghilia è il fatto chiare, non accettò mai alcun apprendista, perciò non è chiaro come siano stati tramandati i suoi incantesimi. È possibile che i malocchi provengano da una fonte completamente diversa. Beh, lo davo per scontato. Grazie al solito, ragazzi, vi ringraziamo sempre dei regalini che arrivano. Meravigliosi, non avete idea, Gilia non accettò mai alcun apprendista, perciò non è chiaro come siano stati tramandati i suoi incantesimi. È possibile che i malocchi provengano da una fonte completamente diversa. Noi non conosciamo propriamente la fonte del malocchio. Cioè, sappiamo che ad Ulasil si è diffusa una bomba eh, proprio anche di apprendimento del, de, 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 delle magie oscure. Però la fonte vera e propria non possiamo vederla con certezza in qualcosa. Persino Manus non sappiamo davvero da dove abbia preso tutto quel potere. Abbiamo il malocchio. niente. Oulasil aveva una profondità nella ricerca dell'oscurità raggiunta mai prima, però... Eh, però da dove? Cioè da dove viene l'oscurità, eh. la nozione di posso farci delle magie con l'oscurità, questo non lo sappiamo. La Kath. Eh, la Kath non, eh. non so se è l'origine o semplicemente un araldo di quel pensiero e di quel potere. La no, è l'araldo del pensiero, eh, non, sicuramente non origine, però... È un cioè, ottimo Araldo. Il nano furtivo. È lui che gliel'ha detto. Sarebbe da dire il nano furtivo, però. Sì. Non lo conosciamo. Sì. Non sappiamo cosa ha fatto. Il Dark Lord. Comunque, un martello pesante utilizzato da Nova di girm Un'arma improvvisata creata dall'incudine di un fabbro. Il suo aspetto pesante non inganna. Creato in modo grezzo, ma ogni suo colpo può infliggere notevoli danni. Loro sono veramente degli artigiani. Mi danno l'impressione di essere questo popolo molto legato alla materia prima. Non primitivo, eh, attenzione. Ah oh no, però guerrieri puri che si sono costruiti completamente da soli esatto. tutto ciò che utilizzano. Esatto. No, non romperai questa roba. Cosa stai facendo? Sembrava attivare quasi una trappola, eh? Eh, ma non ce l'ha fatta, Gianni. Unlucky. Non me l'aspettavo mai questa. Mannaggia al cazzo Eh questo è un posto pieno di trappole E eh, appunto anche queste vedi costruite con cura Mi immagino loro che le preparano Piano piano Tutte a mano Pietra di farros e grande anima di soldato ignoto Perché però una magia oscura si dovrebbe trovare qua Peraltro è interessante il fatto che eh, Distorca lo spazio Chiaramente in questo caso va a deflettere gli incantesimi, però significa che l'oscurità pro può proprio corrompere anche la materia prima di cui è fatto il mondo, ti torna? Eh. Diciamo lo... che l'oscurità può farlo in nome di ciò che è. È... causa la stagnazione e ogni cosa. L'oscurità è molto... Ho capito. Diciamo malleabile come potere. Come lo è cioè la quel materia dici... prima? Tu dici in quel momento l'oscurità per deformare lo spazio a seconda in realtà una sorta di distorsione che già esiste, l'accentua, ma esiste già. Esatto. Quindi non attivo nessuna di queste pietre, maestro? No, sono tutte trappole. Ok. Mamma quanti schiaffi che mi sarei preso in blind, super blind, avrei attivate tutte. Ma che cazzo! Ci abbiamo, ci abbiamo, ci abbiamo provato tutti, sì. Ma quindi i Ghiram sono statue viventi? Perché esiste una statua qui mm. identica ai tizi che stiamo combattendo? Secondo il me il racconto vuole in parte essere quello: Dark Souls no. 2 è pieno di, 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 di specie e razze uniche molto originali presenti in questa storia. E alcune descrizioni ti fanno immaginare pazzie strambe. Potrebbe essere anche come dici tu, assolutamente potrebbe. Vabbè, per carità, potrebbero fare statue identiche ai soldati, però... Rip. Ah, ma è di nuovo lui, non l'avevo riconosciuto. Io io, mentre si inchinano li attacco, ragazzi. Non me ne vogliano gli invasori, ma quando esploro un posto nuovo, più sto dentro un altro luogo, più mi scordo dov'ero. Non so se rendo l'idea. Certo! Cioè, più passo tempo qui dentro nel mondo di Soul, più mi dimentico dove stavo andando. Five. Ok, facciamo una mossa. Kansas City. Andiamo di qua. Oh shit, che combo incredibile! Eh, Soul Calibur, ragazzi! Soul Calibur. Soul Calibur. Eh, ma ora lui può bere. Come posso bere io? Eh, non ce n'è bisogno. Oh, fuck. In acqua è veramente un bordello mm. Morto Rip Non so più Dai, non... esplorando bene facendo diverse cose quest'area è un po' transitoria diciamo ma mm -hmm. Più viva effettivamente merda dal cielo Ma che cazzo? Maestro? <ride> Maestro? Continui a sbloccare il Ragdoll, sei incredibile. Maestro, ho piantato un tizio. No, è sparito. Oh, Maestro. Oh, c'è un'altra di quelle porte. Beh, in teoria erano tutte vicine quelle di prima. E infatti. Ma questa è in teoria. Ah, vaffanculo. Per perché non ascolto il maestro? Quelle utili le hai già usate? Perché perché? 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 Perché devo vivere la mia esperienza in blind. È giusto. Comunque non ho sentito, mi avevi sussurrato qualcosa. No, 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 no. Mi stavo incuriosendo di alcune meccaniche. Ah, ok. Non, non ho capito ne, nel caso cosa hai detto, in realtà. Paral, paragoni parametrici di danni, capire rage e cose. Sto, sto, esplorando, sto esplorando Dark Souls 2 in ciò che mi è sempre stato precluso. Ho droppato una <ride> sto labarda... Facendo, sto facendo la mia, la mia blind. Ok, ok. <ride> ho droppato una labarda mastodontica. Oh! Una labarda ma... mastodontica. Eccola qua. Alabarda dei Cavalieri Primordiali. Che cazzo stai dicendo? Ma perché qui? Alabarda dei, cav eh, dei Cavalieri. Alabarda dei Cavalieri Primordiali che difendevano il castello di Dranglake. I grezzi e possenti Cavalieri Primordiali impugnavano questa alabarda come se fosse leggerissima. Ma per un guerriero normale è difficile persino sollevarla, dato il suo incredibile peso. Si dice che in una villa segreta di Drangleik siano Ma che cazzo è sta roba? Porca si pupano, dice che in una che villa segreta di Drangleik siano stati compiuti esperimenti terribili. La persona a capo di queste atrocità era nota come Lord Aldia. Allora, ragazzi. Ok, ragazzi, ok. Cazzo... Ricordiamoci il minutaggio, questa è una delle descrizioni più importanti, eh. Ragazzi, ma che... Ma che... Eh, questa non è una bomba, non è una bomba, ma è ciccia. Non è una bomba, maestro, ma è inaspettata. Cioè, stavo qua a dire esatto. le cose, ci stava Eminflex davanti a me, e... e boh. Allora, fermi, dobbiamo parlarne. Alla barda dei cavalieri primordiali. Punto numero uno. Quindi i cavalieri primordiali sono cavalieri semplicemente forse molto grandi. Non erano elefanti. Gli elefanti sono nati dopo gli esperimenti terribili. E qui finalmente si parla di Drangleik, perché siamo a Drangleik ma abbiamo sempre parlato dei prequel. No? È, è raro trovare qualcosa che appartenga effettivamente a Drangleik. Difendevano il castello di Drangleik, quindi erano qui forse come nemici dei Girm, in questo caso. Sì, Noi li troviamo sì. insieme, ma forse qui... C'era un'avanzata vendrichiana dentro. Diciamo che primordiale. Farlo. Qui è usato un po' a sproposito in quanto sono creature più vicine a Drangle di quanto non sospettereste. Però erano decisamente in un ruolo centrale in ciò che era la difesa Chiaro. di quello che è il castello di Vendrick. Poi i Grezi e quindi il castello, ovviamente. È, però Mi fa, fa pensare perché noi li abbiamo trovati vicino al pontile. <ride> Però non era propriamente definibile come un castello. Quello che abbiamo allora, prima del, del puntile. Diciamo questo prima che sia troppo tardi, nel senso che io guai uh, a farlo in altre sedi in altri momenti. Mm -hmm. Però ti devo avvisare. Perché altrimenti è troppo pericoloso. Ti ascolto l'enemy placement di Scholar of the First Scene. E a cazzo! Mm, sì. Okay. Quasi sempre completamente a cazzo. Quindi, mentre in Dark Souls 1 il nemico X nel posto Y era centrale, qui immaginati la descrizione del il re ha fatto degli altri popoli, un mappazzone per i cazzi propri. Ecco, prendila come cosa molto letterale <ride> nel caos dell'enemy placement delle orde di, di, di Dark Souls 2, ok? Perché altrimenti mh, rischi di essere distratto da qualcosa che mh, invece di darti informazioni te le ritrae, te le confonde, te le ruba, te le distorce e non le fa stagnare, le distorce e basta. Maestro, sono stato evocato di nuovo. Io mi faccio uccidere oh. dagli elefanti. Allora, <ride> ho visto, ho visto. Più che altro uh... a questo punto chiedo alla chat perché. Mh... Per me è un dubbio lecito, non posso avere una risposta da solo. Come mai non potevo utilizzare la pietra bianca per farmi evocare dal nostro caro discepolo? Nel senso, io non sto io non sto con lui per questo motivo. Non si può? È un'area di prigionia e incubo del patto dei ratti, quindi non puoi farti evocare? Magari posso anche wikiare, eh? Io so che l'elefante non è di scholar. So anche che Dark Souls 2 è semplicemente non migliorato nell'anime placement. <ride> Ragazzi, non mi andava di pungere troppo. Però sì, a ah, Farros non si può. Grazie, grazie, grazie. Ok, ok, ok. Mi dispiace quindi, in caso, vi annoi. Che non posso stare con lui. In realtà è interessante ciò che accadrà ora. Mm, tra un po'. Che ci siamo tra un po', tra un po', tra un po'. Grande anima di soldato ignoto per 4 e anima di guerriero coraggioso per 1, ok? Ho ragazzi Eh niente Niente neanche qua Non ho ranged move capito questo è un po' il problema. Ah! Nell'acqua è noiosissimo tutto: il movimento tutto. C'è un altro regalo, tra l'altro. Anima di guerriero coraggioso. Oh no, un coltellino. È acchiapparello davvero, ragazzi. Vabbè, Bella. Penso, ma penso si sia fatto ammazzare. Cre credo. Magari gli è scappato il, da il dito sul. Non sulla è, schivata. Ha cominciato a fare. Vzz. Dicevo. Um... Ascolta. Torniamo un attimo alla lore, perdonami. No, vabbè, hai letto una descrizione molto importante, quasi anzitutto. Eh, ma, quindi... ma aspetta, aspetta, aspetta. aspetta, aspetta. Non... C'è da parlarne ancora un po', non è finita qui. Abbiamo appena cominciato, per quanto mi riguarda. Uh, dov'è che stava, dov'è che stava, dov'è che stava? Vi, vi prego, ragazzi, vi chiedo solo questa cortesia. Se i nostri possono non evocarmi in questo momento, vorrei e leggere... in realtà, non è ah. loro... Controllo, se non vuoi ah. essere buttato su Cambia area ah. Oppure finisci quest'area Allora finisco quest'area e poi ne parliamo Comunque ti esco. dico brevemente Senza avere la descrizione in mano, ok? Uh, eh. Ah ok, ok Quindi lo fai in automatico, ma io non ho il patto ragazzi Ma che vuol dire togliere il patto? Eh non no, patto è corretto. chi ha il patto che evoca chi c'è dentro Eh ma io non sono dentro il patto Lo so, è chi ha il patto ah, Che okay, evoca okay. chi è dentro l'area Ah è l'area, ok, okay mi è Tu sei vittima di chi ha il patto Ok, ok, chiarissimo. Ok, se non è colpa loro, allora niente, ragazzi. Allora non ci si può fare nulla. Esatto, esatto, esatto. E... ma continua pure. Guarda, un, un falò. falò. Eh, però aspetta, voglio prima finire l'area. Ah, oddio, però potrebbe essere il boss lì. Dicevo, um, la villa probabilmente allora è quella che abbiamo trovato a Masula. Perché era piena di libri. Rebbe, sì. Era piena è vero. di libri. Non abbiamo trovato creature orribili, però degli scheletri si. Sì. Eh, vabbè, insomma, però abbiamo trovato un ricettacolo tutto rotto, roba strana, eh. Uh... E di conseguenza, caro il mio maestro. Gli uomini elefanti sono le ennesime chimere. E questi sono gli <ride> esperimenti orribili a cui fa riferimento l'arma. Qui cosa c'è? Il dio ratto. Oh mamma, ce n'era uno gigante che manco Donkey Kong Country, ragazzi. Ma che cazzo, ma è un cane, non è un ratto. Autorità reale dei topi. Porca puttana. Ok, però ci pensa l'autorità sì. reale. Ma, ma è. Sif, brutto. E senza spada. Aia aia Fa malissimo sto coso eh Dobbiamo prima ammazzare i piccolini perché sennò mi distraggono Ma perché non si possono colpire cazzo Quando stanno a terra Ma che puttanata è Lo so, lo so Dai prendili per l'amor di Cristo Dai Sì, bravo No, vanno ammazzati i piccolini ragazzi E poi è uno Ne manca uno sta per arrivare Ok perfetto Ti prego ammazzalo Oh Cristo Ora possiamo lottare Ti faccio il botte Ti faccio Che bella la skin di sto coso però Mi piace un sacco Arriva Bere. Andare via. Andare via. Affrontare. Ingaggiare. Pantera contro ratto. Nessuno fa un cazzo di niente. Ci schiviamo a vicenda. Allora. Ti do un consiglio. Sì? Spam. No, semplicemente. Mm, il target qui non è una buona idea, è fatto malino. Mm, è più Monster Hunter. E via. Eh no, oddio, no, no, no. Oh, bevi, 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 bevi. Porca. Ah, no, lo sapevo io. Lo sapevo. Cazzo. E si Ah, ah. tanto era qui non mi umanizzo neanche eh sì che potevo farcela vabbè ce la facciamo adesso dai no però ma ci stanno di nuovo pure i cazzetti per carità di Dio muoversi muoversi sono tossico vabbè ok sono morti tutti Od oddio 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 Bevi, bevi bevi Uh. eh allora non sono non, so, non è un boss particolarmente apprezzato vabbè ma chi sono coglione io ah, diciamo che è strategicamente un po' delicato però tra gli errori del giocatore c'è anche comunque il fastidio di avere minion per rendere complicata una fight che altrimenti non lo sarebbe sì, bella, perché... bella, smart. Eh, smart. Però sono comunque tossico. Eh, adesso, infatti, sei nei guai, ma. Curina magica. Eh infatti. Ok. Cassandrica curetta, e via. La tossicità comunque fa troppo male. Ok. Mm. Via il target, abbiamo detto. Bella. Forse morsetto dietro, sì. Può essere. Ma porca troia. Può essere efficace il morsetto dietro. No target sulle gambe, gli faccio un sacco male. Ed è Gesù bambino. Bambino, avete presente? Gesù bambino. Via, ok, mo bevo. Ok. Ora, perfetto. Morsino, non è vero, morsino adesso. Perfetto. Via, perfetto. Morsino, no niente. Morsino ora. Tutto mio. Doppio morsino. Triplo morsino. No, greedy. Guarda che, guarda che bei danni. Via. Ok, top. Ok, top sta facendo? Cosa sta facendo? Vabbè, è morto. Via, 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 via. Ah, eh sì, lo sapevo io. Vabbè. Oh. Mi ha rotto tutto, però va bene. Nice. Siamo vivi. Esatto. Pietra di Farros. E recupero anime. Godopoli. 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 Non c'è però nient'altro da fare. Non si può salire. Parlare con un NPC. Sappiamo solo che probabilmente i ratti arrivano in luoghi in rovina. Ah no, aspetta, 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 si può. Ecco qua. No? Sì. Eccolo di nuovo. I am not Ah, mi dice la stessa cosa perché è sempre lui. Esatto, è sempre lui. No. Quindi praticamente il regno ra del ratto, del re ratto, si estende per più di un semplice territorio. E ok, dunque questa parte l'abbiamo fatta, posso umanizzare. Adesso. Fuori. Destra. Giusto? Godopoli. Qui cosa c'è? Ho fatto il giro? No? Sì. Ho fatto, un gi ho fatto il giro, mi sa. Hai fatto il giro? Quindi devo entrare qua dentro. Oh, da qui ci sono arrivato. Aspetta, E quella è la scala. Io mi sa che da qui ci sono arrivato. Quindi l'area è finita. Bravo, è finita. Finita, yes. Oh fatto bene esplorata. Boss sconfitta! Non c'era Sith. Che delusione. Eh. è vero, non c'era. Mi aspettavo sinceramente Sith qui. E quindi maestro, andiamo a riparare le cose a questo punto. Pot beh se hai eliminato le creature potresti provare ad avanzare aspettare nani un altro un altro falò in... ci ho provato ragazzi è stato bellissimo in che senso avanzare con un altro falò non credere... per non far respawnare tutto se trovi magari un modo di proseguire Aia, aia. Allora, intanto devo salvarmi da questo posto terribile. Eh, ci ho provato, ragazzi, ci ho provato. E mi sa che questa è la strada sbagliata. Intanto fatemi gemmare. Ma che cazzo vuoi tu? Stai zitto. Sì, osso di ritorno, ragazzi se no qui è un, un delirio e forse c'è qualcos'altro dopo noi siamo entrati da qui cioè entrati okay. da dietro siamo arrivati qua qui non c'è nient'altro c'è il ratto di là. Mi sto perdendo qualcosa. Sarà il rincoglionimento post vaccino. Si entra qui. D Dio, oddio, volo. Qui c'è il ratto Prova buco più avanti Quindi lingua Fantastico Grazie dell'aiuto E qui cado di sotto O forse è un, un nuovo posto Vabbè Tentar non nuoce ragazzi Al massimo sto tornando indietro Ah oh, ma non sto tornando indietro è esatto Ah Ma io ero convinto L'avevo già trovata questa cosa Ma ero convinto di star tornando indietro E poi ho visto questa fiamma E ho detto ma Forse la fiamma Non l'ho trovata Vabbè, allora easy, sono io che sono cieco, ragazzi. Comunque sì, c'era il nostro amico Gavlan. L'ho visto, ragazzi, ma... Datemi un secondo. Ah, ma questo è il principio proprio. Quindi in realtà andava bene anche tornare indietro. Perché mi sono infilato là sotto? Ma infatti sei riuscito a trovare il percorso, sì, 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 andava bene anche tornare indietro. Ok, perfetto, quello era tutto un percorso speciale per andare dai ratti, e infatti iniziava con, la con le fauci del ratto, giusto. Andiamo da Cavlan, va. Esperimenti nella villa di Dranglake. Mm -hmm. Niente, dice sempre le stesse stronzate. Cosa che vende? L'anello dei giganti, lo conosciamo, la freccia avvelenata, ma ne prendo un... Un cinquantello lo prendo, maestro, perché così possiamo fare la pantera tortisiana perché no, perché no? Anche perché comunque vedrai che domenica ne avremo di coop. Ah sì sì, me lo immagino. Però quest'area non può coopare vero? Mm? Non si può... No, no, non ancora. Ho preso anche un po' di muschio, che non si sa mai. Ok, qui però si avanza. Ma si avanza anche dall'altra parte. Quindi fatemi vedere qui cosa succede, magari una dead end. Questo è un nemico, non devo fargli distruggere La cassaforte. No, vieni di qua. Vieni di qua. Questo coso agita la merda, capito? Ok, vai, chirurgici. Bene così. Porta fortuna del drago. Io spero ragazzi ci sia sit da qualche parte. Però... Se devo essere sincero maestro non mi comunica molto sit questo luogo. Farros, mm. Pietra. Nani artigiani. Mm. Non... Cioè... Il... Oh mio che cazzo! Evento contestuale questo era, questo era in uno dei trailer Ah Questo era in uno dei trailer Dicevo um, Scudino, ho trovato uno Scudino ma non li uso tanto ragazzi uh, Vecchia pietra mondana Questo però è un nuovo, uh, nuovo Oggetto Vecchia pietra mondana Vecchia pietra mondana Che cazzo è? Vecchia pietra mondana. Che cos'è, maestro, la vecchia pietra mondana? È un materiale. È un materiale? Uno stato alterato della Titanite, usala per infondere le armi con il potere del mondano. Ah. Non è utilizzabile sugli scudi La gente non vede di buon occhio le cose banali Ma a volte gli oggetti più mondani possono risolvere le situazioni più complesse Lo so che ho trovato lo, lo scudo Ghirm Ok ragazzi lo leggo, mamma mia sì, 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 lo leggo Ragazzi leggo lo scudo dei Ghirm, lo leggo Volevo leggerlo appena ho trovato un falò e riparata la roba Ma va bene, lo leggo adesso uno scudo pesante utilizzato dai nomadi Ghirm. Sembrerebbe un monumento di pietra convertito in uno scudo improvvisato. Ovviamente molto pesante, di ricostruzione rudimentale, ma pochi attacchi riusciranno a superare questo mostro. Sembra uno scudo molto resistente. Monumento di pietra convertito in uno scudo improvvisato. Quasi ti direi allora che i Ghirm hanno ucciso queste statue. No! Hanno ucciso queste, queste statue che si muovevano? E le mm? hanno depredate dei materiali per farci le armi. Alternativamente... Non è così. I Ghirm controllano le statue che si muovono. E... I loro scudi sono semplicemente di pietra. E il narratore, come ha fatto diverse volte, si sbaglia. Controllo, ragazzi, di aver esplorato bene tutto. Penso di sì. No, aspetta, c'è un oggetto. Un altro scudo dei Girm. E un pezzo di titanite. Buono. Molto eh, buono. Molto buono. Abbiamo più strade, ragazzi. Eh. Perché guardate, siamo venuti da qua. Potremmo andare anche a destra. Proviamo ad andare a destra. Loro guardano il fuoco quasi ipnotizzati. Oggetto? No. Sì o no, non capisco se ha droppato. Sì, ha droppato, ma mi dà il prompt accendi torcia. Ok, armatura dei Ghirm. Questa non l'abbiamo mai droppata, la leggerei. Così non andiamo in iperventilazione. Armatura dei Ghirm. Eccola qua. I robusti Ghirm sono di natura gentile, ma gli umani li, li reputano impuri e per questo li ricacciano sottoterra. Questo lo sapevamo già dalle, dalle prigioni. No, non si può andare oltre. Quindi in realtà era una strada secondaria inutile solo per accendere la torcia. Con tutte queste pire, magari la torcia serve davvero? Cioè queste torri infuocate. Beh, diciamo che le torce di solito hanno creato qualche segreto per la peccatrice. C'è ancora un segreto interessante che non hai mai scoperto su un certo luogo e le sue torce. Tempo al tempo. Però... Beh, io credo che sono la parte altro... iniziale. Può essere. Però, in generale, sono Aspetta. metodi per illuminare l'ambiente. Aspetti. Dove cazzo sono? Dove sono? Mm. L'ambiente è cambiato. Un po' come dalla bastiglia da, 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 da Heid, al Pontiere di isolato. Quelli sono mercenari vero? Sembra, gli... no. sembra un accampamento improvvisato di, di militari o mercenari appunto con quei guerrieri sono gli uomini di Vengarli quelli che ci fanno qui cava pietra lucente di Zeldora è un nuovo luogo ma è un nuovissimo citato? luogo Zeldora e anche qui abbiamo probabilmente soldati pagati Oddio, contadini! Oscuri? Ti prego, droppa qualcosa e rivela rivelami la tua storia, ti prego. Anima di soldato ignoto, grande anima di cavaliere valoroso, anima di soldato ignoto, anima di soldato ignoto. Soldati con i piccoli, cioè con zappe oscure, gente bruciata. Credo che Vendrick qui stesse assoldando ancora una volta mercenari, ma a quale scopo? In teoria, se Vendrick fosse l'oscuro che mi aspetto, non avrebbe senso assoldare mercenari per bruciare oscuri e maledetti. Forse mi sbaglio? O oh, forse la cronologia è ancora Certo, è ancora molto ampia. confusa, esatto. Certo. Eh, sì. Ci dicono che Zeldora l'aveva nominata Rosbeth al primo incontro, non me lo ricordo. Non me lo ricordavo, oh, sinceramente. Cosa? Ci dicono Zeldora. Um, era stata nominata per la prima volta da non? Rosbet. Fammi uh... controllare. Non è, è così importante, per però controllo. Tra l'altro c'è un bel faloino. Eh? Però ancora non lo possiamo prendere perché siamo invasi. La nomina anche Creighton, ci dicono. La nomina anche Creighton. Seldora. Sì, posso toccare il falo, è vero, avete ragione. Vediamo. Così non. non anche se non mi posso sedere. Se muoio torno qua. Ora l'ho perso di nuovo di vista. Cazzo, eh. Ah, ma porta gioia lì, aspettate. Ok. Ragazzi. Da questo momento fino alla fine della live, gioco a uh, chat uh, disattivata. Uh, oggi avete davvero esagerato con il backseating. Non lo faccio mai, oggi lo facciamo. Oggi veramente. Uh, che dico, no? Ma non lo so, guarda lì, guarda là, guarda su, guarda giù, guarda a destra, guarda a sinistra, guarda là. Aspetta, oh, hai perso yeah. questo, hai perso quest'altro. Basta, i moderatori stanno facendo troppa fatica. Uh, non, non voglio che alle una di notte facciano tutto questo questo casino uh, non, non se lo meritano l'una di notte di fare sto casino ragazzi non vi leggo quindi moderatori tranquilli fategli scrivere quello che vogliono eccetto che ovviamente non sia roba contro il regolamento non leggerò non, non, non è tollerabile a, a un certo punto sto zitto per 3 ore e 40 però poi diventa davvero pesante anche per la mia testa e sono anch'io comunque in teoria come ci sarei anche sì, no, io infatti in teoria, infatti, tra l'altro non, non capisco proprio. Se non ti dico di guardare a destra e a sinistra. Cioè okay, sono arrivato in un nuovo posto, ragazzi, ne abbiamo esplorati tanti, abbiamo fatto 3 ore e 40 di diretta. Io oggi ho fatto okay, un no. vaccino, se mm. non ho visto un falò, ragazzi, mi perdonerete. Mi perdonerete e eviterete di essere un pochino Tra l'altro a questo punto io chiedo veramente tanto, mamma mia. Chiedo alle chat di, di fare una doppia verifica di farmi sapere dove intendevano perché né Creighton né Rosabeth citano mai Seldora una volta nei loro dialoghi e mi sembrava strano, in effetti. Eppure è arrivata la Storm, no l'ha detto Rosbeth, no l'ha detto Creighton. Eh, mm, no, no, forse intendono qualcosa di simile o un richiamo a? Voglio... Vediamo se. Mi fanno sapere, sono curioso genuinamente. Sinceramente, però no. Attenzione. Pam. No, niente, Pam. Go. No, la, la, let's ragazzi, go. Ragazzi, Creighton. Creighton cita il luogo, ma non lo chiama Zeldora. Very good. non allora, dice Zeldora. Non, dice, il Zeldora. Zeldora. non no. dice Zeldora. Non dice accampamento reale, quindi direi che abbiamo la conferma che come dicevo io effettivamente è eh, oddio, però non sappiamo quale re. No, non abbiamo nessuna conferma. Esatto, esatto. esatto. Creighton cita il luogo, ma non la chiama Zeldora. Puoi fare un collegamento ma piano non c'è bisogno di vivere wiki nel senso. Tranquillo. Esatto, Er. Non dice Zeldora. Potete, potete copia e incollarmi il dialogo quanto volete. Continua a non esserci scritto Zeldora. Allora. Esatto, Qui? dice Baia Pietra Lucente che si collega a Zeldora. Mm. Ma piano. No, però io parlavo semplicemente di accampamento una reale. una alla volta. Come di accampamento, quindi richiesto da un re, eh, presieduto da un re, del re e quindi dei soldati. A soldati, perdonate il gioco di parole, dal re. Comunque, torniamo appunto all'accampamento. Ecco qua, cava poi... Pietra Lucente di Seldora. Ragazzi, che cosa ci facevano? Te appena appare a schermo, vai a Pietra Lucente. Io non entro a Gambatista dicendo, gliela devo prima. E lui non lo intuisce miratamente. Non è necessario per forza fare a gara per far sì che qualunque cosa stia accadendo a schermo, tra cui un'invasione, si debba per forza... Calma. Step by step. Pensate a Dark Souls 1, nel senso non è che... Adesso io... Io, io ho fatto per perdere la narrativa Dark Souls 2. Un oh, no. calma, Un oh, calma. Comunque ci sono dei maiali tremendi qui. Oh sì, non sai, sapessi che chicca che c'è, tra l'altro. Che chicca c'è? Ti ricordi... Ti, guarda, te, te la accenno... Te la accenno... In maniera... Te, diciamo superficiale. Ti ricordi quando ti ho parlato del fatto che alcuni nemici... Sono un po'... Poco apprezzati nelle meccaniche di Dark Souls 2 perché droppano oggetti preziosi al 1,55% e devi farli respawnare all'infinito e poi scompaiono. Sono invasioni, eccetera, eccetera, eccetera. In quest'area c'è un evento segreto che appare una volta su mille Ok, lo troveremo. Secondo me. No, 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 <ride> no, 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 una volta su 1000. Dove, dove si trova? esattamente dove ti trovi ah, e infatti fa... non è accaduto No, tempo al, te... tempo, al tempo ti, ti, ti te ne parlerò prima andremo a fare tutto però dipende da quanto sei pazzo quanto sei fresco nel senso che questa è una nuova area non mm. è necessariamente un cattivo momento per fermarsi eh? è una nuova area macroscopica Avvelto, avverto che la freschezza mi sta abbandonando oggi solitamente sono più energico ma oggi ho il braccio dolorante e lo sono un po' meno okay hai fatto tanto ora mi mi, mi mi si è intirizzito il braccio hai fatto tanto e la baia pietra lucente però non, dici non possiamo clearare neanche quest'area no è, è lunga nel senso ti posso portare cioè puoi arrivare al prossimo falò mm. ma perché non fare tutto anche con speculazio del luogo quando sarà il momento hai opportuno ragione. hai ragione sei più fresco eccetera cioè hai ragione, hai ragione. Va bene, va Anche bene, va bene. perché appunto, appunto, il discorso qui potrebbe trovarsi Pate è giusto che arrivi nel momento in cui sei più fresco. No, 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 chiaro, chiaro, ma è... Eh... cava, cava, cava. Eh, il fatto è proprio... Vendrick è chi credo che sia. Perché qui ci sono dei contadini con le... Con, il, con le zappe oscure, ma anche mercenari. Forse invece stava sopprimendo questa oscurità? Non so, mi confonde questo luogo. O forse è una cava, o comunque un luogo dove questa pietra lucente eh sì, certo, viene, viene scavata estratta, e questa non è una sorta di accampamento di mercenari ma chiunque governasse questi contadini questi minatori erano costretti a lavorare... talmente lontano da casa esatto questi erano dei controllori praticamente controllavano che tutto venisse svolto correttamente oh, es oh, esatto e lavoravano appunto tu hai appena ucciso qualcuno che stava lavorando per la cava e quindi in realtà quindi sarebbe un ennesimo uomo di vendrick e non un nemico di questi mercenari Pietra lucente. Mi ricorda più Demon Souls che Dark Souls. Pietra lucente. Sì, però sai: mi permetto di farti un cliffhanger. Che non perché lo chiamo cliffhanger, devi tradurre come dato. Mm -hmm. Però ti stuzzico. In maniera creativa. Ok? Mm -hmm. Allora: Cristalli. Bravissimo. Ah, ok, ok, ok. Eh, stavo pensando. Crystallo. E eh, io volevo, stuzzi, io volevo stuzzicarti, stuzzicarti dicendo. Hai parlato così tanto di, di Sith. Eh, Magari ma... le, influenze, le influenze delle anime uh, sembrano in qualche modo influenzare il mondo in Dark Souls 2. Magari sono cristalli che sono, si sono generati perché, eh, nonostante lui non avesse un'anima propria, gli fosse stata donata da Lord Gwyn. Forse è rimasta in maniera così forte, ancorata a quella sensazione di vendetta e invidia, pazzia e ricerca. Da cercare ancora questi oggetti esatto. Però allora non sarebbe Vendrick questo, sarebbe un altro re. Sarebbe un altro re, ancora. Però la peccatrice non è un re, quindi non è detto che siano tutti quanti re. Eppure qui si parla di accampamento reale. Certo, è vero mm. che. Per quanto ne sappiamo, e poi qui davvero chiudo. Eh, una, un attimo. Un attimo. Dicevo. Ehm, per quanto ne sappiamo, Vendrick poteva avere un braccio destro proprio come lo aveva Gwyn. Cioè, stiamo vivendo come separati questi queste anime che ci stanno possedendo cioè che stanno possedendo degli esseri a Dranglake con il passato di Dranglake ma non è detto che sia sempre così cioè la peccatrice non c'entra nulla con il putrido però magari magari invece non è così per Vendrick e il suo Sith perché essendo che si chiama Accampamento Reale, o il re sta minando cristalli, e quindi questo Sit è un re, o il Vendrix sta minando cristalli sotto consiglio di colui che è posseduto da Sith, mi spiego? Sì, 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 sì. Ti spieghi bene? Scopriremo next time, mi faccio quest'ultimo duello. Assolutamente sì. Next time sia. Hello? Very good. Very good indeed. Aiuto. Tra l'altro usa la lancia senza testa questo. Ah ma fa male quella roba. Oh, non pensavo. Tra l'altro mi stanno sparando il mondo dietro. <ride> eh quella roba fa male però. Very good. Fa male in culo. Ah Ma io ribevo, non c'è onore in questo duello. E no, il duello delle 1.20 non può esserci onore. <ride> Capite? Non si arriva! Bello scontro, dai. No! Cos'era? Non lo so se. Non ho visto che, te ha... che ti ha colpito. Penso, Forse è la freccia un del. Eh, infatti. Penso, che sia stata... penso che sia stata la freccia di un mob. Oh, 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 oh. la lancetta la allora, punta... era molto molto bellina ragazzi allora car carota e bastone quindi in chiusura di live dico due cose uno non ha senso fare il tribunale degli invasori in chat per 3 ore e 50 perché adesso è partita questa moda nella quale in chat si decide quando è onorevole o no invadere e la chat decide che a un certo punto gente ha rotto i coglioni e la insulta. Questa cosa non va bene. Esattamente Ragazzi, come non va bene. Per Dark Souls 2 è molto semplice impedire le invasioni. Quindi è vero, il progresso è rallentato. È vero. Ovviamente a volte esagerano. Però se lo facessero in maniera seria lo diremmo. Oppure direi: Saido Butta un sacchetto di umanità su quel fano. Oh. Non preoccupatevi. Esattamente come non va bene monopolizzare la diretta capisco che se si è uh, um, dentro quella zona non si uh, può controllare le invasioni se però rimani fermo soul per tre ore lì dentro un po' il dubbio che tu voglia per forza tirarmi lì mi deve venire perché ovviamente insomma mh, se sei sempre fermo lì immobile non stai neanche progredendo nella mappa cosa stavi facendo lì insomma morale della favola poi c'è anche l'invasione e va bene come sempre ciclico il tempo è stagnante noi torniamo ogni tanto a dirvi ragazzi non fate i protagonisti delle live la vostra nona invasione non diventa più divertente qual qualunque sia il modo o la forma e in più vi chiedo di rispettare soprattutto il ruolo di Michele perché questa è la cosa che oggi mi ha dato fastidio, in realtà poi la cosa di Soul ci passo sopra, non mi interessa però la roba di oggi è stato un continuo non, è... non ha visto, oh, oh, ho visto un... a un certo punto ragazzi ho visto solo messaggi eliminati perché credo a questo punto col senno di poi non avevo visto la pietra di Farros sott'acqua, ma avete visto insomma è bastato un po' di tempo e l'ho vista da solo ma poi, c'è Michele Se... esatto, c'è cioè... Eh, eh, io in Dark Souls 2... Ragazzi, Dark Souls 2, per come funziona, eh, Saito l'avrà ben capito, ha bisogno di avere una guida se in una run vuole vedere tutto, ok? Va bene. Ma dinanzi a una mappa chiusa, labirintica, in cui c'è un piccolo stupido un segreto, che è una pietra di farros subacqua. E eh, fatelo camminare un po'. Cioè, io glielo ho detto, guarda, qui ce n'è solo una dico dov'è se io gli dico e vi dico in chat cioè in live non ti dico dov'è è perché non voglio che sappia oh, dov'è se io ci metto 10 minuti o un'ora sono cazzi miei e ovviamente cazzi della rana anche line. perché poi decisa, poi dico e poi io l'ho detto cioè, vuoi il consiglio no capite che se la chat <ride> si riempie di ah, ok non capivo cosa fosse questa voce se si... La chat si riempie di ma è cieco XD, ma è cieco, ma è cieco, ma è cieco. Io non capirò dov'è, ma capirò che c'è qualcosa che non ho visto. Quindi la cosa influenza gravemente, gravemente, il modo in cui sto vivendo la mappa. Perché immaginatevi di essere qui davanti, non aver effettivamente visto qualcosa, ma in chat scrivono tutti quanti. Ma non ha visto questa cosa? Ma non l'ha visto? Ma davvero non l'ha visto, raga? Raga, XD non l'ha visto. Raga, raga, ma davvero non l'ha visto. Raga, XD cieco. C'era talmente tanta roba che l'ho letta comunque, anche se i mod la stavano cancellando. Davvero, in un certo momento la chat era solo messaggi eliminati, ma comunque ce n'erano troppi. Raga, capi comunque che stai sempre molto attento, eh. Leggila distrattamente la chat. Eh, però capisci anche bene. Il più che... santo, anche il più santo dei santi potrebbe dire qualcosa che non devi sapere. Capisci bene che... Eh... Eh, cioè, io ho tantissimo, io figurati. Eh, non ci posso, vivo non posso, ora ho guardato gli ultimi 20 minuti senza, la... senza chat, l'ho rimessa ora sul finale sul duello di Soul, perché non mi va di stare in live senza leggere la chat. Però oggi, ragazzi, non è stato... A un certo punto non è proprio stato divertente. Cioè, ve lo devo dire, ve lo devo dire con il cuore. Eh, oggi le, le, la live mi è piaciuta molto, ma il comportamento di alcuni veramente poco. E ve lo dico perché eh, il contenuto lo facciamo sempre tutti. È una cosa che vi abbiamo già spiegato in Dark Souls 1. Quindi uh, non ci fate fare cose come subscribe only, robe del genere, perché non ci va di farlo. No. No, Però, no, no. per favore, cioè, sono regole semplicissime, non è che vi dico di non divertirvi, di non scrivere stronzate. Potete, potete dire, oh, ma quanto gioca male, Saidonia, ma quanto gioca bene, Saidonia, non mi interessa. Però, porca miseria. Mh, la tempesta di backseating è una roba, eh, Che o oh, la tempesta di spoiler velati che fanno finta di non essere spoiler, ma lo sono. Uh, no i sub solitamente Giovi ti rispondo perché mh, credo sia una domanda provocatoria, i sub sono più intelligenti no solitamente i sub pagando per questo contenuto si fanno due domande prima di scrivere certi messaggi a volte non era, uh, non, era cioè non è sempre vero ma uh, ti assicuro che c'è una corrispondenza perché solitamente che chi, chi paga per vedere un contenuto cerca di effettivamente magari portargli un po' più rispetto quindi non è che siano più intelligenti ma magari ci tengono a veder fruttare i soldi che hanno speso e non a vedere io che gioco e poi mi rendo conto che c'è un buco qui dentro. Perché, vedrai, ci sono 5.000 persone che me l'hanno scritto in chat. E quindi, prima o poi, uh, insomma, me ne renderò conto per forza di cose. Uh, mm -hmm. Quindi, insomma, in parte della favola, Michele c'è qui per è, è, è qui per questo, se no, avrei fatto la randa solo. C'è Michele apposta, se io non ho visto qualcosa, e Michele ritiene che io non debba vederla in quel momento. Comanda lui. E perché, ragazze, io fin troppo gli sto dietro in questa blind run. E il motivo è sempre più evidente. Pa Dark Souls 2 è molto più puzzle nei suoi segreti rispetto a esplorazione spontanea. Ha delle meccaniche nascoste molto carine che vengono scoperte dalla community, in qualche modo approfondite piano piano, e che io gli faccio scoprire in quanto non c'è New Game Plus qui, è integrato con gli ascetici, quindi tutto deve essere appunto in una spirale di contenuto, anche per lui che è in blind, ma soprattutto più di ogni altra cosa... Blind, è un valore. Nel senso, mh, alimentatelo, coltivatelo. Non... Non do... Ogni cosa che dite in chat va a mutare ed edulcorare l'esperienza, non la va a a rendere più forte, la, la addolcisce nel modo sbagliato, non, lo, non gli rendete la vita difficile, eh? gli, gli, gliela confondete. Eh sì, sì, esatto, poi a un certo punto diventa davvero, davvero confusionario, cioè voi non, non siete nei miei panni e nei nostri panni perché non fate questo lavoro, ma non avete idea di che cosa si prova a vedere la chat che dice solo, ma non l'ha visto, ma non l'ha visto e tu non sai eh sì, è cosa, difficile. ma ormai è... È, è fatta. Sai che c'è qualcosa che non hai visto. È, è finita per sempre la tua esperienza normale su quella mappa. Esatto, capite? Esatto. Immaginate, provate esatto. a immaginarlo. E quindi mi dispiace perché oggi non è successo una volta, è successo quattro. E alla quarta, nonostante i mod poveri stronzi, stavano cercando di contenere la cosa, mi rendo conto che non è possibile che i mod non si possono mettere a warnare l'intero gruppo di persone che guardano una diretta. E allora mi viene da dire, ragà. Contenetevi un attimo, ma, ma, ma che content è? Ma non l'ha visto, ma che vuol dire? E ma cosa vuoi? E poi c'è un dettaglio uh, che per me è molto prezioso, è stupendamente umano. Nel senso, quando proposi a Francesco, a Saidonia di fare questo percorso, è perché iniziandolo a conoscere sia come videogiocatore, sia come persona, ancora prima che come creator, io. Ho avuto questo impulso di dire: cazzo, questa può essere una figata! Ed è anche parte del mio carattere, lo saprete bene, Grazie, chi mi segue, amare la condivisione, a maggior ragione quando posso dare a qualcuno l'esperienza di un racconto che io posso seguire attraverso la sua, ecco. no? Di ecco. blind. Ecco, quindi. Quando gliel'ho proposto, io non pensavo, e io, in un, una grande percentuale, comunque ancora adesso, neanche penso, ah, così si può fare un contenuto, poi diventa quel progetto lì, e poi si può in qualche. ah, <ride> figo. No, io sono ancora molto concentrato nel godermi la sua blind run e ecco. immaginare quanto voi in chat oh mo arriva questo. Ecco, però il mo arriva questo, deve essere mo arriva questo da pensare, non da dire ad alta voce. Ecco, okay. Tutto qua, tutto qua eh. ragazzi, davvero eh, ve lo dico con tranquillità, cercando di certo. veramente tenere con le unghie e con i denti la poca pazienza che mi era rimasta in questo momento, ma non l'ho ancora persa. E quindi riesco a dirvelo in maniera relativamente serena. Mi raccomando, ragazzi, siamo qui per farvi divertire. Ma per farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto. Perché eh, se no, se, se la, la run diventa. Ma non hai visto questo, è, è successo solo oggi, eh, ragazzi. N non è che è una cosa che è successa 40 volte, è successo solo oggi. Non ho ricordi di una live del genere in tanti episodi che abbiamo fatto. Però, per me le cose quando succedono la prima volta, è il momento di fermarle. Stava cominciando oggi la moda del non ha visto questo. Peraltro, T-Lorn scrive un discorso sacrosanto. Abbiamo la stream squad apposta. La chat di Sabaco e la chat spoiler: se proprio Ehi. le vostre dita fremono per scrivere è cieco, scrivetelo nell'altra chat. Sì, 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 venite qui. Easy: Ragazzi. andate qui lì è, e qui scrivete: è. è cieco, commentate <ride> con gli altri che mi ritengono cieco, e poi tornate qua. Io così non l'ho letto, Pog, e non. Sono adesso influenzato dalla. C'è qualcosa! Ma dov'è? Non l'ho vista. Oh mamma mia! Però c'è, so che c'è, l'hanno scritto, quindi c'è qualcosa. Devo andare avanti, devo andare indietro. Ho perso qualcosa. Cioè, è impossibile, capite che io faccia finta di niente. E quindi. Insomma, um, io ho espresso quello che volevo dire, comunque, maestro. Perfetto, perfetto, vai pure a fare il riposo dell'eroe. Oggi <ride> hai accumulato. Anime ineffabili e raggiunto decisamente la certezza che la prossima volta cambieremo stagione. <ride> ok, oggi stream speciale ci scrivono in chat: 55 minuti di speculazione iniziale, 55 minuti di cazziazio finale. <ride> <ride> ecco, vogliamo questi commenti, ragazzi. Non esagerati, esatto, esatto. vogliamo commenti che ci facciano sorridere, che ci facciano divertire in un momento finalmente di tristezza mondiale che stiamo cercando di superare per favore eh, divertiamoci di più e, e cazziamoci a vicenda di meno, mi ci metto anch'io in questo discorso divertiamoci di più ragazzi, prendiamo tutto quanto un po, più, un po' più alla leggera però cerchiamo anche di contribuire allo show, anziché mettergli un freno a mano, stiamo facendo qualcosa di bello non dobbiamo essere proprio noi a mettergli il freno a mano stupendo, dai maestro io la saluto e le do l'appuntamento buon riposo alle 5 di domenica yes. con un grande grande godimento uh, e insomma speculeremo senti che cazzo dico alle si nel finale di domenica si comincerà a farlo in maniera più densa yes yes si sì, era al palazzo delle scintille mani bucate maestro vi mando una le mando un abbraccione grosso e le auguro un buon Ai. sabato. Ciao caro, a presto, ciao, buonanotte, ragazzi, grazie mille di essere stati con noi. Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, adesso andiamo a radiare Diego. Buon riposo. Mi raccomando, divertiamoci, non queste robe perché è un disastro quando succedono, e non, non, interrompono un po' il mood oltre che infastidire me. Quello, quello sti cazzi, ok? Mi posso anche infastidire, però se io non, non sto esplorando, non entro dentro uh, il gioco, è tutto meno coinvolgente. Creare continuamente un tappeto di devi fare questo, non lo hai fatto abbastanza, non mi permette di entrarci dentro. A quel punto, l'unica alternativa diventa non guardare la chat, ma lo sapete. Che non è un'alternativa valida. Andate da Diego, vi auguro una buona notte. E dai, e capita, è successo anche in altre live della, della serie, ma vi abbiamo dato le istruzioni per fare meglio, e sono sempre state accolte. Quindi sono sicuro che succederà anche questa volta, ragazzi. Buonanotte, Sogni d'Oro.